24 settembre, buongiorno dagli studi di Tele4, benvenuti al consueto appuntamento mattutino con Sveglia Trieste. Come sempre, situazione meteorologica, rassegna stampa, previsioni per la giornata odierna del traffico in città. Sentiremo se c'è qualche criticità come ieri quando c'è stato il cantiere improvviso in Corso Italia allo sbocco con Piazza Goldoni. Dopodiché dalle 7.30 spazio ai nostri ospiti. Oggi avremo con noi nella prima parte l'assessore ai servizi sociali del Comune di Trieste, Carlo Grilli, seguito dalle 9 alle 10.30 dall'esponente di SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, Jacopo Lillini. Ai nostri ospiti, come sempre, chiamate in diretta con le vostre domande, le vostre osservazioni, i vostri commenti con lo 040 313 993. Vi ricordo, come sempre, abbassate il volume della vostra televisione prima di contattarci. Allora, iniziamo intanto a guardare il sito dell'OSMER del Friuli Venezia Giulia con le previsioni per la giornata di oggi. Su tutta la regione al mattino sarà possibile cielo variabile e poi miglioramento con cielo sereno o poco nuvoloso. Sulla costa al mattino soffierà probabilmente lieve borino, in giornata venti a regime di brezza. Temperature da una minima di 11-14 gradi e da massima di 23-25 gradi in pianura, mentre per quanto riguarda qui sulla costa da una minima di 15-18 gradi a una massima di 22-24 gradi. Visto che oggi è sabato, diamo un'occhiata anche a quello che sono le previsioni per domani, per domenica. Su tutta la regione in prevalenza sereno, con possibili velature del pomeriggio e marcata escursione termica. Al mattino tuttavia sarà possibile la formazione di nubi bassi in montagna, specialmente nei fondovalle più interni, venti a regime di brezza. Quindi dovremo avere una domenica soleggiata. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. In edicola il piccolo Porti, svolta per Trieste e Monfalcone, arriva l'indicazione ministeriale, D'Agostino presidente fino al 2020. A centropagina due fotografie di Trieste Next inaugurata ieri. La foto superiore riguarda Trieste Next, mentre quella inferiore riguarda Gusti di Frontiera, che è in corso a Gorizia. Infatti il titolo è Dalla scienza al cibo, Trieste e Gorizia in festa per queste due rassegne, una appunto nella nostra città e una nel capoluogo isontino. Sulla sinistra la politica, oggi raduno, Grillo chiede unità, Movimento 5 Stelle 100.000 a Palermo, da Friuli Venezia Giulia 50 fedelissimi che appunto si sono recati alla kermesse grillina. Sulla destra industria, la crisi, Intesa vicina per Varzila su occupati e riconversione. Entro l'anno, ma il più presto possibile, sarà firmato l'accordo di programma tripartito con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione della Varzila, che chiuderà la lunga vertenza che dalla scorsa primavera interessa la presenza industriale in Italia. Più sotto invece il caso, il trenino ripudiato torna dopo le proteste solo per la barcolana. Cacciato dalla porta, il trenino del Porto Vecchio, battezzato Tramway 3 TPV, rientra dalla finestra. Sarà attivato per una dozzina di giorni a cavallo della barcolana, per l'esattezza dal 29 settembre all'11 ottobre. L'operazione è condotta dal porto in accordo con Trieste Trasporti. E ancora andiamo sotto la testata, Notte Blu a Trieste, teatri e velisti, un patto per portare in scena il mare. Poi calcio Serie D, la fiducia del patron Biasin, pianin andremo lontano. E ancora il basket a due, cronica tifoso capitano, con l'alma ci divertiremo. Vediamo ancora sopra la testata, terremoto un mese fa, la grande scossa in centro Italia, danni per 4 miliardi. E ancora andiamo a più in giù sui commenti che troveremo all'interno del giornale. Uno di Bruno Manfellotto riguarda il centrodestra, la scelta tra Parisi e Salvini, mentre un altro di Fabio Bordignone riguarda il referendum e Renzi studia la forza del no. E ancora vediamo a fondo pagina, a 10 anni dalla scomparsa, Sciarrelli il sogno di volare sul mare. Voleva soltanto progettare la barca perfetta, la barca di Dio. Il fuochista delle Ferrovie dello Stato, Carlo Sciarrelli, classe 1934, che negli anni del dopoguerra iniziò a passare le giornate intere a osservare le barche. Mirava molto in alto il giovane Carlo, quando ventenne sui moli della Yachting Club Adriaco progettava di dare la forma perfetta a un sogno.
E ancora, per quanto riguarda i libri, Grande Grado Giallo, un weekend a tutto noir, festival letterario appunto sull'Isola del Sole. 7:05, devo fermarmi per un primo stacco pubblicitario, a tra poco. Ben ritrovati con Sveglia Trieste, continuiamo a guardare intanto le prime pagine dei giornali di oggi, abbiamo visto quella del Piccolo, passiamo al quotidiano di Udine, al Messaggero Veneto. Edilizia senza bonus, addio aziende, questo è il titolo principale, in Friuli Venezia Giulia è in gioco il futuro di oltre 7.000 addetti alle costruzioni. Più sotto anche qui una foto presa da Gusti di Frontiera, la prima giornata a Gorizia, assalto appunto a Gorizia, Gusti di Frontiera parte col pilone. Sulla sinistra anche qui un articolo. È un intervento di Bruno Maffellotto con un titolo diverso, ma il contenuto è il medesimo che c'è sul Piccolo. Cosa fare senza Berlusconi? Più sotto, congelati i compensi degli ex vertici delle cooperative della Carnia, si tratta di circa 169 mila euro. Sulla destra, notizie di Udine, della provincia in Carnia, non guardare nessun altro, lei lo denuncia, questa è evidentemente una ragazza, una donna vittima della gelosia del suo compagno. Poi il processo, morì un ragazzo in Viale Venezia, patteggia 16 mesi, questo riguarda Udine. E ancora più sotto un caso, la regione lo trasferisce dove è sindaco. Si tratta evidentemente di un dipendente regionale che ha avuto il trasferimento in una zona dove ricopre anche una carica amministrativa. Andiamo a fondo pagina, Salone del Gusto, sempre all'interno di Gusti di Frontiera. Il kebab non c'entra con noi, il vincitore di MasterChef USA non si promuove così la regione. Qui ancora sulla destra, la città che cambia, un piano per Udine Est, 80 alloggi alla Osopo, alla ex caserma appunto di Udine. E ancora sotto la testata, il calcio, quello stadio simbolo di rinascita, il 26 settembre di 40 anni fa, l'Udinese giocò la prima partita nel nuovo impianto dei Rizzi. E ancora Renzi, per quanto riguarda Renzi interviene a un mese dal terremoto e dice in Friuli fu un trionfo, in Irpinia invece un disastro. E c'è anche un DVD sul sisma, la mostra del cinema ha premiato il liceo Sello che appunto ha evidentemente prodotto un filmato a ricordo a 40 anni dal terremoto del Friuli. E questa e poi ancora anche il Messaggero Veneto ricorda che c'è il conto alla rovescia per quanto riguarda il Festival del Giallo a Grado ed ha alcune anticipazioni. Vediamo ancora un quotidiano nazionale, come sempre guardiamo il Corriere della Sera, Unione Europea, nuovo scontro, lira di Renzi, rottura profonda. Mentre per quanto riguarda il referendum, lite con l'opposizione sul quesito. Sulla sinistra una foto che viene dalla Siria, gli aerei russi e di Assad in azione, 80, 90 le vittime. E la foto riguarda la distruzione di Aleppo, ci hanno scaricato addosso di tutto in 5 anni, mai vista una furia simile, raccontano i medici della clinica di Ghosn nei sobborghi di Khan Tuman ad Aleppo, la città siriana. È un inferno da quando sono ripartiti i raid dopo la fine della tregua. Da allora la carneficina non si è mai fermata. Qui viene indicato un articolo di Francesco Verderami, la tentazione a sorpresa del proporzionale, anche se vincesse il referendum per cambiare l'Italicum, Renzi dovrebbe accordarsi con Berlusconi. Più sotto la denuncia, Cantone dice subissati dalle segnalazioni, la corruzione negli atenei spinge all'estero i talenti. La causa della fuga dei cervelli è anche nella corruzione presente nelle università. Il presidente dell'autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, ammette di essere subissato da segnalazioni da verificare, ma l'odore della parentopoli universitaria in barba alle norme è penetrante. Ogni anno ad abbandonare l'Italia sono 3.000 giovani che hanno conseguito il titolo di dottore.
Mentre qui sulla destra un intervento di Ferruccio De Bortoli, il presidente dell'INPS e la scelta del governo. La nomina, ormai quasi 2 anni fa, di Tito Boeri alla testa dell'INPS fu una scelta di Renzi sorprendente e opportuna. Sorprendente perché l'economista milanese non fa parte di alcun cerchio magico. Opportuna perché è persona libera e preparata. Sulla sinistra un intervento invece di Daniele Manca per quanto riguarda il PIL, la crescita e l'Europa, la sfida vera dietro i decimali. E ancora andiamo a fondo pagina, ho 50 anni e voglio capire il vuoto. Sulla lettura, l'inserto del Corriere della Sera, dialogo con Jovanotti alla vigilia del compleanno, un'età assurda per me. E ancora questo richiamo ai problemi della giunta comunale di Roma. Raggi punta su Tutino, sul neoassessore gelo dei 5 Stelle. Al bilancio Salvatore Tutino, Alessandro Gennaro alle partecipate, l'ufficiale della finanza Gianluca Berruti all'anticorruzione. Raggi svela i suoi assi stasera, invece i 5 Stelle a Palermo, come abbiamo visto anche sugli altri quotidiani, nei titoli di apertura. Mi segnalano che c'è un telespettatore al telefono, sentiamo cosa vuole dirci. Pronto, buongiorno. Prego. Scusi, volevo chiedere, ho già chiesto al signor prima, volevo chiedere, il nostro Marco Cavallo di San Giovanni, il Sì, sacco, ho presente, sì, certo. ecco, e non lo doveva portare via in giro per l'Italia, ma è ritornato qua a Trieste o è ancora in giro per l'Italia? Bella domanda. A me sembra di averlo visto a San Giovanni passando un giorno di là, però guardi, dare una risposta certa non me la sento. Devo verificare, vediamo se alle 7:30 arriva con noi l'assessore ai servizi sociali, magari lui ha qualche notizia in merito, non lo so. Vediamo, magari quando arriva Carlo Grilli glielo chiedo subito alle 7:30, però io Benissimo, la francamente ringrazio tanto, la niente. mi scusi. No, ci mancherebbe, grazie, buona giornata. Allora, finita la visualizzazione della prima pagina del Corriere della Sera, andiamo a sfogliare il nostro quotidiano locale. Pagina 2, 5 Stelle, avvia il conclave appunto del Movimento 5 Stelle a Palermo. Grillo invoca l'unità, attese 100.000 persone, sfuma l'arrivo, show del leader a bordo di una mongolfiera. Pizzarotti snobba l'evento e lancia accuse in rete. Requisito all'Hotel Posta, dove il fondatore, dopo essere sfuggito ai giornalisti, ha cenato con il direttorio al completo. Per quanto riguarda il caso Olimpiadi a Roma, duello bis tra Malagò e la sindaca Raggi, mentre il nodo referendum, asse trasversale per il no, cioè un asse appunto tra Movimento 5 Stelle e Forza Italia per votare no al referendum. Scendiamo a fondo pagina. Menis lancia Patuanelli per il 2018. Il consigliere triestino, la scelta aspetta gli attivisti, ma non va perso tempo. Il movimento ha bisogno di referenti regionali, non si può continuare a far gestire tutto dai parlamentari romani. Quindi il nome giusto per vincere e non solo partecipare. Uno tra i 5 eletti del gruppo regionale, oppure perché no, Stefano Patuanelli. Paolo Menis, candidato sindaco alle comunali di Trieste del giugno scorso, pensa all'ex collega in municipio, grillino della prima ora, per le regionali 2018, quelle in cui il Movimento 5 Stelle cercherà di infilarsi tra i due poli e, se possibile, batterli, quindi per portare un presidente che sia esponente appunto dei pentastellati alla guida della regione. Ancora, sempre la kermesse grillina a Palermo, 50 grillini del Friuli Venezia Giulia in Sicilia a scuola di Vittoria a guidare la pattuglia regionale, il gruppo dei 5 consiglieri di Piazza Oberdan. Si studia come migliorare le incompiute, fra virgolette, delle regionali 2013 e di Trieste a giugno. E poi niente facili illusioni, viene detto a Roma e Torino, non sono proprio casi isolati, ma si è trattato di casi particolari dove gli altri hanno giocato a perdere. Questa è la lettura che viene data delle due vittorie grilline, appunto, sia a Roma sia a Torino. E le cose fatte come base per proseguire, il sostegno al reddito è stato approvato su nostra sollecitazione e l'osservatorio antimafia è in cantiere, poi si è alzata l'attenzione su altri temi.
Andiamo a fondo pagina. La diaspora dei tre ex cacciati dal movimento. Il senatore Battista è approdato ad Autonomia PSI, Prodani è nel misto e Rizzetto con Fratelli d'Italia. Pagina successiva dedicata alla politica, ai nodi, le riforme, il referendum e già scontro sulla scheda. Il facsimile mostrato da Renzi nel mirino di Brunetta è uno spot per il sì. D'Alema invece attacca Boccia, cioè il presidente di Confindustria. Più sotto Merkel-Hollande, summit senza il Premier, mercoledì vertice a Berlino con il Presidente dell'Unione Europea Juncker e il Gotha dell'economia europea. Ma appunto il Premier Renzi non sarà presente. E ancora sulla destra, enti locali, giunta alle Friuli Venezia Giulia, ok alla riforma sul comparto. Sì, definitivo appunto allo schema di riforma del comparto unico, il testo che interessa i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti locali, che ora passa all'esame del Consiglio. Passiamo alla pagina 6, terremoto un mese dopo, ricostruiremo tutto com'era. La promessa di Renzi, prima stima dei danni 4 miliardi. Errani sui lavori sul modello Expo per garantire trasparenza. Il commissario straordinario dice anche far ripartire le attività economiche alle imprese con una sorta di prestito d'onore. Banca dati aperta a tutti per controllare le spese. E più sotto da Matrice, via le tende, arrivano le casette. Sgombero iniziato, inviato a Cantone un rapporto della Guardia di Finanza sulla scuola crollata. E ancora la pagina successiva, sempre dedicata appunto all'anniversario, il primo anniversario da un mese dal terremoto, con alcuni dati relativi a vari casi. Nicola avrà un fratellino, da lì ricominceremo, la speranza titola questo box. Poi invece il progetto dai ragazzi di Arquata, un blog per informare su Facebook, e ancora Suor Mariana, difficile accettare tanto dolore, qui appunto riguarda la fede che può aiutare in questi casi. E poi invece il simbolo estratto dalle macerie e avvolto nella bandiera italiana. I vigili del fuoco invece che dice salvare un angioletto è come avere un figlio. E ancora una madre, Stella, ai bimbi dicevo che i morti dormivano. Ecco, questi alcuni commenti dei testimoni, dei protagonisti, loro malgrado, di questa tragedia che ha colpito il centro Italia. E ancora il volontario ha perso tutto ma aiuta gli altri. Carlo è rimasto in prima linea nei soccorsi con il suo cane Laga. Andiamo alla pagina successiva dedicata alle notizie dall'estero. Il congresso degli Stati Uniti, spettro hacker russi sulle elezioni. L'ordine arriva dai massimi livelli. America sotto shock per gli attacchi a Yahoo. 11 settembre, Hillary dice sì alle cause dei familiari contro Riad, ma c'è il veto di Obama. Mentre invece è in vendita Twitter e si fanno avanti sia Google che Salesforce. Andiamo al centro pagina. Charlotte, in un video la verità. La moglie ha filmato l'uccisione, si tratta appunto di un giovane ucciso dalla polizia, mentre c'è un altro afroamericano freddato a Baltimora. E ancora a fondo pagina, abbiamo visto anche sul Corriere della Sera, in Siria la tregua è finita, armi proibite su Aleppo, 90 morti. Caccia sovietici e governativi su obiettivi civili, bimbi sotto le macerie. Ancora la pagina degli esteri, la pagina 10, Parigi abbandonata, fra virgolette, dopo gli attacchi, turisti tornate. La strategia della sindaco Anne Hidalgo, che lancia una campagna realizzata dai migliori attori e registi. Mentre per quanto riguarda l'Oktoberfest in Germania, le presenze quest'anno sono dimezzate. E ancora sulla sinistra, in Vaticano, stretta sui miracoli, più rigore sui nuovi santi. Quindi indagini più approfondite prima di concedere la canonizzazione a qualche persona della quale si pensa avesse appunto
dei poteri superiori. Vediamo la pagina dei Balcani, a pagina 11, il serbo Jeremic avanza per la corsa all'ONU, il secondo mandato in Ban Ki-moon scadrà il 31 dicembre, si infiamma la contesa tutta balcanica per la presidenza, l'ex ministro considerato in pole position. È in lizza anche per questa carica anche Antonio Guterres, l'ex premier di Lisbona. Pagina successiva dedicata all'Istria, qua nera la Dalmazia, così rilanciamo la fabbrica tabacchi. Ram Addanchi, manager di British American Tobacco a Carfanaro, investiremo altri 30 milioni. L'allarme mercato nero. L'isola di Sansego invece avrà il suo dissalatore per garantire l'acqua nella stagione turistica. Pagina ancora successiva, cronaca nazionale, tir piomba su un'auto in famiglia distrutta, questo è accaduto sull'autostrada Torino-Milano al casello di Rondissone, dove appunto un tir è piombato a folle velocità su un'auto ferma per pagare il pedaggio. Poi conti alle Bahamas, i clienti italiani del Madoff dei Parioli, inchiesta sull'Espresso in edicola domani con Repubblica, nei 417 file con la scritta Italy, gli affari di Gianfranco Lande. Andiamo alla pagina successiva, dedicata a Trieste Next, i mille volti del futuro invadono Piazza Unità. Al via la 3 giorni dedicata al tema umano-postumano, oltre 100 gli eventi. Area talk e laboratori allestiti nei gazebo sono stati presi d'assalto da studenti in arrivo da tutta la città. E su questo evento, appunto di ieri mattina in Piazza dell'Unità, abbiamo fatto un servizio al TG, ma mi segnalano prima che è pronto il collegamento con la sala operativa della polizia locale, per cui evidentemente sentiamo subito chi c'è in linea e quali notizie può darci per la giornata di oggi. Pronto, buongiorno. Buongiorno maresciallo Gurto nell'apparecchio. Buongiorno maresciallo. Per quanto riguarda la giornata odierna, al momento è tutto abbastanza tranquillo, segnalo dei rallentamenti nella zona di via Rossetti Alta, dove si è verificato un incidente ancora prima delle 6 e i carabinieri ne stanno rilevando, noi stiamo andando per fare un po' di assistenza. Per quanto riguarda la giornata odierna, ricordo che ci sono dei divieti in atto dalle ore 14 in tutta la zona intorno alla stazione Rogers, quindi Riva Grumuleo, Panino Augusto, Giulio Cesare e Campo Marzio, in quanto questa sera dalle 20.30 le rive saranno chiuse per lo svolgimento di una manifestazione ciclistica. Benissimo. Poi ovviamente sarà dato maggior risalto poi nel collegamento di pranzo. Certo, la nave, la costa c'è anche oggi o no? La nave arriva, sì, ce ne arrivano due se non sbaglio, e quindi le rive sono già chiuse da ieri. Perfetto, d'accordo. Grazie allora intanto maresciallo per queste prime notizie, ci aggiorniamo in un collegamento successivo, intanto buon lavoro, buona giornata. Altrettanto anche a voi. Bene, allora abbiamo visto sul piccolo la notizia relativa all'inaugurazione ieri mattina in Piazza Unità di Trieste Next. Se la regia si ha pronto il servizio, vediamo cosa abbiamo raccolto. Debutto alla grande stamani in Piazza Unità per Trieste Next, il Salone Europeo della Ricerca Scientifica organizzato da Comune, Università e Venezia Post, giunto alla 5ª edizione. Da oggi a domenica 25 settembre, quindi, 3 giorni per discutere la coesistenza e l'interazione tra genere umano e macchine. Il tema della rassegna di quest'anno, infatti, è umano-postumano verso l'Homo Technologicus, con un programma di oltre 100 dibattiti, incontri, laboratori e performance artistiche, con oltre 150 ospiti tra ricercatori e scienziati internazionali, imprenditori, filosofi e giornalisti. Trieste Next è importante ed ha ormai 5 anni sulle spalle che ne hanno di molto migliorato la qualità, anche perché sta guardando con molto prima di altri con grande interesse al futuro. Prima ricordavo che il 15% degli studenti italiani sta studiando per un mestiere che non c'è più, mentre il 20%, e questa è la cosa più interessante, sta studiando per un mestiere che ancora non c'è. Quindi è molto importante un evento come Trieste Next, che mette insieme la nostra
ricerca, l'innovazione, la cultura e il sapere, per metterla anche a disposizione delle imprese per creare posti di lavoro. E Trieste è protagonista assolutamente in questo, come l'intera regione Friuli Venezia Giulia. E sono numerosissime le adesioni ai laboratori, ai giochi e alle lezioni della rassegna scientifico-culturale rivolta alle scuole e proposte nella mattinata di oggi e domani. Fin dall'apertura odierna, infatti, tutti gli stand erano affollati di studenti di tutte le età. Abbiamo avuto un grande numero di adesioni da parte delle scuole cittadine, ci sono 1700 studenti che hanno dato la loro manifestazione di interesse, che saranno più qui, più altri 400 che verranno da tutta Italia. Quindi un magnifico risultato, un'occasione imperdibile per gli studenti per conoscere il mondo della scienza al di fuori delle aule scolastiche, quindi con più divertimento e con maggiore curiosità. Questo li indirizzerà verso dei nuovi lavori, perché sappiamo bene che tra qualche anno la robotica sostituirà in modo prevalente l'attività umana, perlomeno per certi mestieri, e quindi bisogna attrezzarsi. Bene, questo è il servizio di ieri relativo appunto all'inaugurazione di Trieste Next. Il piccolo dedica due facciate e due pagine a questo grande evento in Piazza Unità. Passiamo oltre, a Gorizia invece abbiamo visto l'aperitivo per 60.000, gusti di frontiera, partenza a razzo per la fortunata kermesse gastronomica. Oggi una gara a colpi di italianissima pizza fatta in casa, un concorso aperto a tutti. In realtà tutti pazzi per la pleskavica e il culto sul tipico dolce ungherese realizzato su un cilindro che ruota sul fuoco. E poi qui vari esempi dei vari stand che sono appunto presenti a Gorizia alla manifestazione. La pagina successiva, dedicata all'economia, Fininter verso la cessione di una quota di Save, si guarda ad Atlantia. Le ipotesi degli analisti di Mediobanca sul riassetto della finanziaria veneta verso un accordo fra Marchi e De Vido. Vediamo ancora qui, sotto firmata l'intesa a Tianjin, Fincantieri, ok all'accordo per 4 navi in Cina, parte della joint venture fra il gruppo di Bono, Carnival e il fondo sovrano di Pechino. E ancora a fondo pagina, balzo del titolo a Piazza Affari, Goldman Sachs promuove il piano di rilancio di Mustier. Si parla di Unicredit ovviamente. L'amministratore delegato Jean-Pierre Mustier. Ancora sempre l'economia, eco bonus al 65% anche nel 2017, annuncio del governo, la nota di aggiornamento al DEF conferma le stime a ribasso del PIL. E ancora Equitalia e boom dei pagamenti rateali, 1000 richieste al giorno. Bene, sono le 7.30, finiamo qui questa prima lettura del nostro quotidiano, della rassegna stampa, qualche istante di pubblicità e poi il nostro primo ospite, l'assessore ai servizi sociali del Comune di Trieste, Carlo Grilli. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con Sveglia Trieste, do il benvenuto all'assessore Carlo Grilli, che appunto ha la delega, come sapete, ai servizi sociali del Comune. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a tutti gli spettatori e buongiorno a tutti, è un buongiorno nella lingua dei segni. Permettetemi anche di salutare tutte le persone sorde che in questo momento ci stanno ascoltando attraverso, diciamo, la televisione, quindi un abbraccio anche a loro. E soprattutto perché questo? Perché stiamo dando l'inizio di un percorso virtuoso nei confronti di tutti i bambini che in questo momento sono portatori di disabilità e hanno cominciato il percorso scolastico. Ecco perché ho voluto iniziare così, per augurare a tutti i bambini che in questo momento a cui noi stiamo dando servizio un buon giorno e soprattutto un buon anno scolastico. Ecco, allora, però non è che se la cava così dicendo stiamo dando un servizio, mi piacerebbe anche sapere proprio concretamente questi bambini appunto con disabilità, come vengono accolti, come si svolgono anche le ore di lezione, com'è insomma il loro percorso scolastico e se c'ha delle differenze sostanziali, non parlo formali, di rapporto con l'insegnante, ovviamente, che saranno, immagino, tutti professionisti preparati per questo tipo di problematiche, ma per capire anche rispetto ai bambini, come si può dire, normodotati, ecco, qual è il percorso scolastico e se e quali sono appunto le differenze.
Ma c'è un esercito, io lo definisco un esercito silenzioso ma assolutamente voglioso di dare prova di sé, delle proprie capacità. Noi abbiamo in carico 400 studenti, tra bambini molto piccoli fino al percorso delle scuole superiori, a cui noi diamo supporto socioassistenziale. C'è una condivisione con i comprensori scolastici molto, molto forte e molto attiva, e in questo momento siamo riusciti con una quadratura di bilancio a garantire a tutti questi ragazzi che cominciano il percorso scolastico una copertura di servizio che è quasi il 100%, quindi io di questo sono molto orgoglioso, perché ritengo che se dobbiamo investire sui giovani dobbiamo investire su tutti i giovani, e quindi dare una possibilità concreta a questi ragazzi di cominciare un percorso scolastico nella maniera decorosa, e questo è sicuramente di supporto a loro ma anche di serenità e fiducia nei confronti delle loro famiglie. Certo, comunque so che il Comune di Trieste fornisce, al di là di quello che stavo dicendo adesso, anche tutta una serie di servizi per quanto riguarda anche l'accompagnamento a scuola per poi il recupero a fine delle lezioni. C'è un'assistenza completa in questo senso? Sì, c'è tutto un servizio che da molti anni è incorporato, diciamo, nelle griglie dei servizi dell'amministrazione, quindi è un rapporto ormai consolidato ma che continuamente si rinnova, continuamente si evolve proprio nel fornire sempre nuove sollecitazioni, nuovi strumenti a questi ragazzi. Credo che Trieste possa rappresentare, ma non per merito mio, per merito di una grande tradizione di attenzione su questo tema, un modello di riferimento a cui tra l'altro anche molte città fanno capo, proprio perché riteniamo che questa non sia una spesa, ma io dico sempre questo è soprattutto un investimento sul futuro che deve essere promosso. Certo, quel discorso, visto che siamo in tema di, se non sbaglio era Village in Costa, non mi pare, che era a suo tempo sede di una, cos'era, il centro di educazione motoria, forse io qualcosa. Ma quello è un altro tema, era un centro di uno per persone con gravi difficoltà motorie. In questo momento c'è una collaborazione molto stretta con l'associazione, cercheremo di capire come proseguire in questo percorso, che ha visto purtroppo l'uscita di questi ragazzi già molto tempo fa, cioè quando ancora rivestivo questa carica nel mandato precedente, proprio perché la struttura non presentava elementi di sicurezza, e quindi abbiamo dovuto evacuare evidentemente la struttura e sistemare i ragazzi con altre soluzioni. Adesso c'è una collaborazione molto stretta con l'associazione affinché si possa addivenire molto presto ad una soluzione rapida di questo problema. Certo. No, gliel'ho chiesto perché proprio come dato di cronaca e niente di ovviamente di diverso. Tanti anni fa ho avuto occasione di fare un periodo di volontariato alla Sogit e avevo in carico proprio due bambini che ogni mattina accompagnavo con il nostro pulmino proprio lì a Campo Marzio nella sede che all'epoca era la struttura che si diceva prima. Per quello mi è rimasto in testa che erano bambini, noi ma in diciamo, realtà ecco, mi fa di capire noi diciamo che la sempre platea un po' i nostri ragazzi, poi in realtà i nostri ragazzi crescono e stanno diventando adulti, addirittura stanno diventando anziani. C'è un problema molto, molto impellente in questo momento a cui noi stiamo cercando di dare una soluzione, anche sollecitando il legislatore, perché c'è una legge particolare nel nostro paese che indica che le persone con disabilità fino a 65 anni, dopo i 65 anni queste persone non sono più disabili, diventano semplicemente anziane. Su questo io credo che il legislatore dovrà fare una riflessione, perché è chiaro che una persona che ha un determinato tipo di servizio a un certo punto della sua età, e tra l'altro in un'età molto delicata come l'età dell'anziano, soprattutto con disabilità, se poi tra l'altro anche psichica oltre che fisica, viene sradicato da un luogo proprio perché i finanziamenti poi non riescono a corrispondere più a questo determinato servizio, io credo che imponga una riflessione, e su questo noi saremo, anzi siamo già parte attiva nei confronti della regione, con cui tra l'altro abbiamo onestamente trovato
un canale di riferimento molto, molto proficuo, c'è un rapporto con la scuola tedesca e con il quale ci si confronta molto spesso, e su questi temi onestamente così, ci si spoglia delle giacchette di partito o di posizione, ma evidentemente si va alla ricerca di quelle che poi sono le possibili soluzioni per le persone a cui noi diamo un servizio. Certo, allora questa settimana che si conclude oggi in regione, in consiglio regionale, c'è stata anche un'audizione con l'assessore Panariti, e uno dei temi era appunto il sostegno al reddito, che chiaramente è uno dei servizi, una delle agevolazioni, dei sostegni appunto che sono rivolte a determinate categorie di cittadini e che vengono gestite direttamente dal suo assessorato. Io non so se la regia riesce a darmi questo servizio, è di mercoledì, appunto riguardo il sostegno al reddito, l'assessore Panariti, se lo abbiamo, eccolo qui, infatti ce l'abbiamo pronto, magari lo sentiamo un attimo e poi così le chiedo un parere su quanto l'assessore ha detto. 12.218 domande per 32.555 persone coinvolte. Trieste, la città con più richieste, a fronte dei 3.716 moduli presentati agli uffici, con prevalenza delle fasce ISEE più basse e della fascia d'età che comprende dai trentenni ai quarantanovenni. Sono alcuni dati relativi alla misura attiva di sostegno al reddito, al centro nella giornata di ieri della terza commissione del Consiglio regionale, che ha visto il parere favorevole a maggioranza alla delibera di giunta che modifica il regolamento su questi strumenti di sostegno. Le lentezze più gravi sono state, secondo i dirigenti comunali, quelle legate al perfezionamento del patto di inclusione. Più volte i beneficiari hanno ricevuto per il primo semestre il sussidio senza prendere però impegni sulla ricerca di impiego o dei lavori di pubblica utilità, oltre a eventuali problemi di dipendenza o frequenza scolastica da parte dei figli. Un 20% delle persone che hanno richiesto l'accesso alla misura erano sconosciute ai servizi, quindi la capacità di questa misura di raggiungere una platea molto più ampia e di riconoscere la povertà. L'altro elemento importante è che bisogna rafforzare, proprio di fronte a richieste così, così importanti, rafforzare quello che è il rapporto e la relazione tra i servizi sociali, i centri per l'impiego e i centri per l'orientamento. La Giunta, dal canto suo, difende la misura introdotta dichiarandosi al contempo disponibile a discutere modalità diverse d'attuazione, continuando però che certi obiettivi sono stati già centrati e si sta investendo in tecnologia e personale. Credo che l'intoppo più importante sia Trieste, anche perché la città è più grande della regione. Mentre su tutti gli altri hub dei servizi per l'impiego non abbiamo patti in giacenza, quindi tutti i patti sono partiti e stanno avendo luogo. Proprio per questo ci sono 19 persone, di cui 9 ai servizi per il lavoro e 10 ai servizi sociali, che alcune già lavorano, altre entreranno al lavoro a breve, che servono proprio a risolvere questo problema. A memoria di questa battuta dell'assessore Panariti su Trieste, l'intoppo più significativo, più importante, ma prima di commentare quanto appunto ha detto l'assessore, anche la notizia in generale, abbiamo un telespettatore in attesa, per cui andiamo come sempre subito a dare la precedenza. Pronto, buongiorno. No, buongiorno. Prego, signora. Buongiorno, senta, volevo raccontare un episodio spiacevole che mi è successo ieri. Sì. Sull'autobus, sul 9. Ero con mia madre e dovevo darle una mano a fare, io sono andata a fare la spesa con lei e mi aiutava a portare le borse. A un certo punto mia madre suona il campanello per scendere e due ragazzi salgono dall'uscita, che dove normalmente si scende, sì, sì, e si piazzano davanti e impediscono a me, a mia madre, di scendere. Io dico: devo scendere. Questi due, soprattutto il ragazzo, tutti e due comunque non si spostano, e il ragazzo comincia a insultare di tutto, dice tutte le possibili parolacce, ma offese in tutti i loqui, a me e a mia madre. A un certo punto vado, mi faccio forza, vado verso l'autista per come riesco, visto che l'autobus all'inizio e in fondo era pieno, e colgo l'attenzione dell'autista, e l'autista sentiva questo ragazzo che insultava
e ho detto per cortesia gli dica o che scenda quel ragazzo o chiami la polizia, perché era impossibile. Questo continuava a insultare anche a me e mia madre. Nessuno, dico, nessuno dei presenti in autobus non ha aperto bocca, e l'autista a un certo punto ha detto dove scendi a lui, ma io ho detto ma senta, gli dica o gli dica di spostarsi o di scendere o chiami la polizia. Io ho detto, e lui ha detto chiami lei la polizia. Questo ieri sulla 9 in via Giulia alle 17:45. Questa è una cosa inammissibile, inammissibile. E dopo io, dopo che mi ha insultato anche mia madre e me, dopo che l'autista gli ha detto dove scendi, si è spostato e continuava a insultarmi, e non so, mi ha messo quasi le mani davanti verso gli occhi, e dopo per fortuna io sono riuscita a scendere con mia madre. Sì, ho capito. Questa è una cosa inammissibile. Io gli ho detto anche l'autista che si è fermato, ha fatto anche di servizio, perché gli ha impedito di fare il suo lavoro, quindi lui doveva chiamare anche la polizia o gli doveva dire di scendere, perché impediva a me di scendere come utente e a lui ha impedito di fare il suo lavoro. Non so, e mi ricordo che l'autista mi ha detto ma faccio tardi. E faccia tardi, ma io devo scendere. Certo, no, chiaro, chiarissimo. Ma io direi che una lettera, magari un reclamo alla Trieste Trasporti, penso guardi, sia la mia madre prima. Ha già avuto un problema. Sì, ha già avuto un problema. E sa quale? Doveva scendere sempre in quel punto. E con un autista, due volte aveva la gamba fasciata, due volte. Prima quando è salita questo autista e gli ha chiuso praticamente la porta, ero io e mia madre, e sempre in stesso autobus mi ha suonato per scendere e gli ha praticamente chiuso la porta in faccia, e io ho chiamato la Trieste Trasporti, però più delle scuse niente, perché allora a questo punto questa cosa è un po' più grave, perché c'era un ragazzo che insultava, ma cose pesanti, e l'autista che avrebbe dovuto dire scendi o chiamo la polizia, come hanno fatto altri autisti. È già successo, sono già successi degli episodi di questo genere, però ho visto l'autista dire o scendi o chiamo la polizia, e pure hanno chiamato la polizia. Beh, allora evidentemente poi sono scelte individuali del singolo autista se ritiene o meno di far intervenire le forze dell'ordine. Sì, io ripeto, ragazzo, signora ecco, è un ragazzo con i capelli lunghi. Cioè, è inutile che lo descriva a me adesso, non è che qui abbiamo la possibilità di fare degli identikit, no? Ovviamente. Io credo appunto che in primo luogo un reclamo alla Trieste Trasporti, raccontando per iscritto come ha raccontato a noi qui in trasmissione adesso quanto è accaduto, e poi sentire loro cosa rispondono, anche per capire quali sono effettivamente i compiti di un autista e le facoltà che lui ha di poter intervenire in queste situazioni. Cioè, iniziare a sentire l'azienda, che è quella appunto che gestisce il servizio dei bus, e capire un'email, come ha fatto un'altra volta in quell'altro episodio più grave con mia madre, cioè no, grave, anche questo è grave. Certo, comunque credo che nei prossimi giorni avremo qui ospite uno degli esponenti della Trieste Trasporti, quindi magari se lei ci segue ogni giorno vedrà. Io, che sì, potrà le 4 seguo ogni giorno per quanto riguarda il telegiornale. Certo, oggi okay. Sono uscita a Sveglia Trieste, perché di solito sembra che devo uscire ho capito, la mattina 6:30 già devo prepararmi, e alle 7:15 devo uscire. No, è chiaro, chiaramente ognuno ha i suoi impegni, specialmente la mattina presto, ovvio che tutti noi abbiamo da uscire, andare a lavorare, fare le commissioni, però ripeto, sarà l'occasione di seguirci quando ci sarà qui un esponente di Trieste Trasporti, potrà esporgli in diretta questo problema, ma intanto le suggerisco, credo che l'assessore Grilli sia d'accordo con me, di scrivere una mail, una lettera a Trieste Trasporti segnalando quanto accaduto, anche per capire appunto se l'autista si è comportato correttamente, se doveva invece... Ma non, guardi, a me non mi interessa se è l'autista, tanto che purtroppo quel ragazzo, perché l'autista va bene, è stato superficiale, però
sì, forse avrebbe risolto sicuramente la situazione. Se gli avrebbe detto scendi o chiama la polizia, o almeno scendi, e sarebbe finito là. Certo, cioè, bisogna capire se l'autista ha la facoltà di far scendere una persona dal bus o meno. Questo è il problema, no? Capire che, in quanto ampie sono le funzioni di chi guida l'autista. Beh, va bene, d'accordo. Di fare il suo servizio, sì. Certo, va bene. Grazie, grazie signora, buona giornata. Allora, abbiamo visto il servizio sulla terza commissione consigliare regionale, abbiamo sentito l'assessore Panaretti. Niente, io le chiederei, abbiamo già un telespettatore in attesa, non so assessore se preferisce fare lei un commento subito su quel tema o se prima sentiamo. No, sentiamo allora chi c'è al telefono. Pronto, buongiorno. Pronto? No, non c'è nessuno. Allora, assessore, prego, a lei la parola per quanto riguarda quanto abbiamo sentito dell'assessore Panaretti. Allora, intanto consentitemi di esprimere un sentimento di solidarietà per la mamma della signora che ha telefonato e anche di evidenziare come ci sono certi episodi in negativo e poi ci sono anche certi episodi però in positivo, come l'autista che l'altra volta è uscita ed ha rincorso il malvivente. Certamente. Per recuperare vero. Il mal tolto, per cui evidentemente tutte e due le cose vanno evidenziate nella ugual misura, quindi invito nuovamente la signora magari a sporgere denuncia nei confronti delle attese trasporti per chiarire l'accaduto. Tornando alla misura reddito, è una misura che ha chiaramente messo in ginocchio gli uffici, è una cosa che io ho già evidenziato, perché è la prima cosa che mi sono trovato ad affrontare in maniera emergenziale nel momento in cui mi sono insediato alla guida dell'assessorato. Adesso abbiamo un'altra misura, che è la misura nazionale, che è una misura tra l'altro parallela e che ha delle caratteristiche diverse. Tra l'altro colgo l'occasione della trasmissione per invitare tutti i cittadini che hanno un ISEE inferiore ai 3.000 euro e figli minori a carico o persone con disabilità a carico, li invito a rifare nuovamente la domanda per la misura nazionale, perché sono due misure diverse, anche se complementari, hanno delle caratteristiche diverse, per cui non è che uno che ha fatto la richiesta per la misura regionale può automaticamente attivare la misura nazionale, quindi invito a rivolgersi ai nostri uffici. Per quanto riguarda le dichiarazioni dell'assessore Panaretti, credo che ci sia da fare un distinguo. In questo momento noi abbiamo comunque alcuni problemi di non poco conto relativi ai software che fanno fatica a incrociare i dati delle misure, ma soprattutto quello che dal mio punto di vista è rilevante è che, come diceva l'assessore, la misura si ferma al centro per l'impiego o al centro per l'orientamento. Non è qui che la misura deve fermarsi. Noi abbiamo già cominciato un percorso virtuoso con la Camera di Commercio, con le realtà imprenditoriali, perché alla fine, vedete, questo processo deve portare in qualche maniera, o nella mente del legislatore vuole portare in qualche maniera alla ricerca e alla possibilità di un impiego, cosa che in questo momento ancora non sta avvenendo, proprio perché le realtà imprenditoriali non sono coinvolte in questo processo. Sarebbe stato necessario misure parallele proprio di facilità di assunzione, magari in forma temporanea, da parte delle realtà imprenditoriali, cosa che questo non è avvenuto. Il Comune di Trieste si è fatto parte attiva, abbiamo già iniziato un percorso con la Camera di Commercio e con le realtà imprenditoriali proprio per tentare di capire come, attraverso sia questo sistema di sostegno al reddito o misura inclusiva, sia attraverso altri canali, ci possa essere la possibilità di aprire evidentemente le porte per possibili inserimenti lavorativi, perché alla fine è questo che la gente chiede, non chiede contributi, la gente chiede semplicemente il lavoro che manca. Quindi bisogna attivare un dialogo virtuoso proprio con le realtà imprenditoriali. Questa è la strada, dal mio punto di vista e dal punto di vista dell'amministrazione, da intraprendere proprio per cercare di ovviare a questa crisi incredibile che sta soffocando anche la nostra città. Abbiamo un telespettatore in attesa. Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, prego signora, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Mi chiamo Maria Cristina. Sì, pronto? Sì, sì, abbassi la TV signora, per favore, abbassi il volume della TV. Sì. Allora, buongiorno. Volevo fare una domanda all'assessore Grilli. Ho una figlia, Manuela, invalida al 100% più accompagnamento.
sono andata a parlare con l'assessore Grilli più di qualche volta, perché mia figlia da 14 anni aspetta un lavoro. È una ragazza monoarto che comunque deambula con la protesi e un po' con la carrozzina. È una ragazza di 34 anni che è intelligente, che purtroppo in un momento brutto della sua vita ha tentato il suicidio, però bisogna andare avanti, bisogna cercare di aiutare una ragazza italiana invalida, non lasciarla tutto il giorno davanti alla TV o quando la porto io a fare i giretti, quando sono libera dal lavoro, che ho la 104, che sono 3 giorni al mese. Per cui volevo chiedere cosa bisogna fare per avere un lavoretto di 3-4 ore, non dico tanto, ma a un diploma di segretaria, e si potrebbe aiutare una ragazza per non lasciarla lì senza far niente. Non è possibile. Questo volevo chiedere, solo questo. Certo, certo. Va bene, grazie signora. Grazie. Prego. Signora Cristina, le rispondo subito. Io conosco, ci conosciamo, conosco il caso di sua figlia ed è chiaro ed evidente che è l'attenzione nostra e dell'amministrazione. Il problema qual è? Il problema è che noi stiamo cercando di trovare il sistema, di fare in modo che le realtà imprenditoriali accolgano questi ragazzi. Cioè il comune non ha la possibilità, noi siamo qui un ponte intermedio tra quello che è, diciamo, la persona e quello che poi è il risultato finale, che sarebbe proprio quello di trovare un posto di lavoro. Noi stiamo cercando proprio questo è ormai l'obiettivo principale. Dobbiamo fare in modo che le ditte, i negozi, i supermercati, gli uffici in qualche maniera possano aprire la porta a questi ragazzi che hanno delle grandissime potenzialità. Il fatto che i ragazzi siano invalidi non significa che non siano capaci di produrre un lavoro e quindi ed essere tra l'altro parte attiva in quello che è un processo poi professionale. La difficoltà è proprio questo ed è un impegno mio massimo, proprio perché sappiamo benissimo cosa significa per un ragazzo, specialmente con disabilità. Oggi in realtà, tra l'altro, è purtroppo una difficoltà diffusa, cioè tutti quanti fanno fatica a inserirsi nel mondo del lavoro, ma per una persona con disabilità questa fatica è raddoppiata, se non triplicata, se non decuplicata, e quindi va a intercettare anche magari possibili depressioni difficoltà anche di autostima. Cioè in realtà questa è la sfida che noi stiamo raccogliendo e cerchiamo di vincere, e credo anche in poco tempo dobbiamo riuscire assolutamente a fare in modo che le realtà imprenditoriali colgano l'opportunità di avere anche una persona con disabilità all'interno della loro, no, del loro gruppo di lavoro. Questa è la grande sfida che mi impegno personalmente a vincere assieme agli uffici, che stanno facendo un grosso lavoro, però ripeto, siamo sempre lì, come nel discorso di prima, anche nel discorso di adesso. Bisogna intraprendere un dialogo stretto con le realtà imprenditoriali e capire quali possono essere anche delle agevolazioni per loro, per far aprire le porte, diciamo, di possibili impieghi. Questa è la grande sfida. Allora, so che c'è un telespettatore in attesa, io lo prego di aspettare ancora un paio di minuti perché devo andare in pubblicità. Tra poco. Ben ritrovati con Sveglia Trieste, siamo sempre in compagnia ovviamente dell'assessore Carlo Grilli. Vediamo se il nostro telespettatore ha avuto la cortesia e la pazienza di aspettare che passasse la pubblicità. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, ci dica pure. Buongiorno, dunque io sono una persona invalida, sì. Il signor Grilli anche mi conosce perché ho parlato con lei proprio in piazza Unità, non so se si ricorda. Sono quella persona con la carrozzella. Volevo dire, mi è venuto ieri, sono andato ai Comami e hanno finalmente fatto la riunione per quel passaggio dal distretto 4 al distretto 2.
e hanno detto che non si può fare niente, che non hanno accettato la nostra richiesta. Però forse, guardando bene, si potrebbe fare alla persona proprio che ha bisogno. Dove io abito, se lei verrebbe a vedere, siamo persone invalide, persone di 90 anni, e dunque sarebbe il caso che magari valutano un po' meglio la situazione. Ma a parte questo, vi dico il mio problema. Io sono, mi hanno dato il decreto 4 una carrozzella di seconda mano. Fino adesso me la sono sempre riparato da solo, perché non ci sono più pezzi di ricambio e tante cose. In più, dopo la caduta che mi è successo nella Corriera, che sono, mi sono capovolto, che si sono rotte dei fili, delle cose, che mi sono sempre riparato da solo, finalmente ho fatto la domanda ieri al distretto 4 per poter avere una carrozzella nuova, perché devo andare avanti tutta la vita con la carrozzella. E appena devono fare una riunione per capire se sì o no. Adesso io aspetto mercoledì, come ha detto il signore. Se mercoledì non ho notizie, vi giuro che chiamo tutti. Dunque, lei mi conosce, io vado avanti fino a quando non avrò quello che ho diritto, perché come voi avete il diritto di camminare, noi abbiamo il diritto di poter andare e muoverci in maniera adeguata. Grazie. Grazie, grazie a lei, buona giornata. Posso, intanto la saluto, ci siamo visti recentemente proprio in piazza, mi ricordo benissimo, perché poi ci eravamo prima sentiti al telefono e poi ci siamo visti in piazza. La situazione del signore è paradossale, abita in una via il cui è a un incrocio tra via Pascoli e via Conti, no? E se abitasse in via Pascoli avrebbe il distretto a 200 metri, abitando in via Conti ha il distretto che capita in un'altra parte. Allora io mi sono già confrontato con l'azienda sanitaria l'altro ieri e ci hanno dato assicurazioni che potete assolutamente, certamente non si può fare un discorso di distretto, perché i distretti poi coincidano anche con le UOT, no? Cioè, quindi con le nostre unità di riferimento, però mi hanno assicurato che per tutte quante le certificazioni, tutte quante le carte, gli appuntamenti eccetera, possono essere effettuati attraverso la UOT 2, presso il vostro distretto sanitario 2, che è il vostro distretto sanitario più vicino. Casomai sentiamoci, tanto lei ha il mio numero, ne ho parlato proprio l'altro ieri con i referenti. Per quanto riguarda invece gli ausili è un tema importantissimo, è un tema che andrà affrontato. Io ritengo che nel 2016, in una società che promuove servizi, che mette in campo risorse eccetera, continuare a fornire degli ausili, che poi non è colpa, diciamo, né di chi li fornisce, ma è colpa di chi evidentemente promuove le leggi, di seconda mano o comunque vetusti, sia una cosa che deve essere cancellata. Abbiamo dei sistemi oggi che consentono di muoversi con carrozzine assolutamente leggerissime e resistentissime, che però non vengono date dal sistema pubblico, ma soltanto attraverso i canali privati. Allora io credo che oggi, come noi dobbiamo garantire la miglior sanità, come noi dobbiamo garantire i migliori servizi, è chiaro ed evidente che dovremmo anche cercare di garantire i migliori ausili, proprio perché, come diceva correttamente il telespettatore, noi possiamo camminare ed è giusto che chi non ha la possibilità di deambulare in maniera autonoma sia messo in condizioni di deambulare nella maniera più corretta possibile. Abbiamo oggi come oggi la tecnologia fornisce degli strumenti che danno assolutamente un tipo di risposta adeguata. Penso a carrozzine di carbonio molto leggere, molto resistenti, un po' come i telai delle biciclette da corsa. Io credo che il grande obiettivo da raggiungere, e magari mi farò promotore anche attraverso la consulta dei disabili, sia proprio quello di cercare di
proprio interferire con il governo nazionale affinché possano essere garantiti degli ausili assolutamente moderni, assolutamente attuali, perché io credo che insomma dare carrozzine di seconda mano non sia una cosa che onestamente sia corretta. Certo, forse una di seconda mano può andare bene per un problema temporaneo, uno che si rompe magari una gamba, che ha un problema appunto limitato nel tempo per muoversi, e quindi magari dice... Oggi la tecnologia fornisce degli strumenti che sono assolutamente di avanguardia, di eccellenza. Io credo che il pubblico dovrà fare uno sforzo per garantire questi ausili a queste persone. Abbiamo un altro telespettatore in attesa. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto, mi sente? Pronto? Pronto? Buongiorno. Prego, signora, dica. Mi scusi, io volevo soltanto sapere, l'integrazione al reddito verrà conteggiata sull'IRE del prossimo anno? L'integrazione al reddito verrà conteggiata sul, cioè, fa parte di quel vecchio problema anche per che poi il Consiglio di Stato si adesso, è espresso. Adesso il modello ISEE viene erogato nella misura, nella maniera corretta. E laddove lei avesse avuto attraverso un ISEE non corretto, la prego di rivolgersi comunque ai nostri uffici e le metteremo in condizioni di... No, l'ISEE per mia figlia è stato corretto e a posto, tutto anche l'integrazione alla ricerca del lavoro, quello è stato fatto. Però volevo sapere se in dicembre si dovrebbe fare il nuovo, se questi soldi che le vengono dati saranno conteggiati anche sul prossimo, perché altrimenti, cioè, facendo dire il prossimo anno se conteggia i soldi di adesso non ha più diritto a un aiuto per sostegno. No, cioè, l'ISEE viene calcolato secondo la sua capacità reddituale, non sicuramente sono i contributi, per cui tranquillamente lei faccia i documenti necessari e questo non va a incidere chiaramente. E poi volevo chiedere un'altra cosa, purtroppo chi ha problemi diciamo psichici è l'ultimo nella lista in qualsiasi cosa. Che li abbia grandi o li abbia piccoli, è l'ultimo in qualsiasi cosa, sia per un ingresso nel mondo del lavoro o per qualsiasi altra cosa. Allora, quello che lei sta sottolineando è un tema importante. Allora, ultimo, diciamo che nessuno, allora, nella mia città nessuno è ultimo e nessuno è primo. Ci sono degli strumenti diversi. È chiaro che se una persona ha dei problemi psichici diventa assolutamente più complesso rispetto alla signora di prima che aveva un problema con la figlia che aveva difficoltà motorie. Certo, lo so, perché questo è un problema vecchio. Certo, come rispetto... Ho un problema vecchio già dalla scuola, Esatto, per cui credo che ci siano, diciamo, strumenti diversi e anche ammortizzatori diversi. Io il caso suo specifico non lo so, però se lei fosse così gentile da fornire il numero di telefono alla redazione, poi magari ci sentiamo e capiamo meglio che strade possiamo percorrere assieme. Va bene, signora? Va bene, la ringrazio tanto. Signora, aspetti, perché oggi non ho di là il filtro della segreteria, chiamiamola. Allora, do io il mio numero. Allora, se magari... Signora... Mi scusi che prendo nota. Sì, prego, ecco, magari senza che magari i telespettatori... No. Diano pubblicamente il numero loro, cioè, no, allora, 040 675 675 4280. Questo è il numero 675 4280. Questo è il numero 80. Della mia segreteria, a cui invito anche tutti i telespettatori che in questo momento possono aver bisogno di chiamare. Io comunque ricevo tutti, una risposta per tutti, ancorché, diciamo, non propriamente tecnica, ma credo sia dovere da parte di un amministratore pubblico perlomeno accogliere le domande e poi cercare di capire quali strade assieme mettere in campo per portare un risultato. La ringrazio, perché io sto facendo un tentativo da un'altra parte, comunque non per il lavoro e non per i soldi, ma per altri problemi, per cui mi rivolgerò a lei senz'altro se avrò effettivamente proprio la necessità. La ringrazio, altrimenti non la disturberò. La ringrazio tanto. Lei chiami pure. Buongiorno. Buona giornata, signora. Sì, prima che segnalava la signora, inizialmente era nato per la questione della signora di accompagnamento, no? C'era stato quel percorso al TAR. Infatti, no, per quello avevo chiesto all'inizio se il percorso era lo stesso.
stesso o meno, perché appunto l'assegno di accompagnamento è una cosa, sappiamo che il Consiglio di Stato alla fine ha sancito che esso non deve essere calcolato quando si va a fare l'ISEE. Queste altre forme di sostegno al reddito di inclusione attiva invece, come dice giustamente lei, hanno una valenza e una finalità anche diversa. E quindi appunto credo che il dubbio della signora fosse legittimo capire se anche esse, che alla fine rappresentano comunque dei denari che uno, certo, riceve, no? Andavano considerate in sede di compilazione di ISEE, quando uno deve presentare al CAF, dove va a farsi fare il documento, anche questo tipo di documentazione. Telefono. Abbiamo un telespettatore in linea, pronto? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Prego. A tutti e due. La senta, mi volevo solo un'informazione dal suo ospite, sì, che è lì. Allora, io ho, percepisco un FAB. Un FAB, eccolo. Allora, non è possibile che ogni mese non è mai una data dove danno fuori i soldi. Io devo pagare una persona con i soldi miei e dopo un mese, dopo 40 giorni mi vengono i soldi. Qui c'è un ritardo quindi nel rimborso. Fra l'altro spieghiamo per i nostri telespettatori che non sanno cos'è un FAT. Allora, esiste, intanto buongiorno signora. Allora, esistono tanti, diciamo, sistemi e strumenti di sostegno affinché le persone non vengano istituzionalizzate. Il FAP è una misura finanziaria molto importante. FAP è un acronimo di Fondo per l'Autonomia Possibile, che serve proprio alle persone per banalmente pagarsi la badante. Allora, non è che viene pagato 40 giorni dopo, il fatto è che noi abbiamo bisogno, proprio perché la legge ce lo impone, di erogare questo contributo a fronte di una certificazione della spesa avvenuta. Questo è un po' il problema, è un problema non da poco, perché chiaramente specialmente il primo mese la famiglia deve anticipare, quindi rendicontare, e dopo il meccanismo, per cui di fatto la famiglia è sempre fuori, resta comunque fuori di un mese fino alla fine, diciamo. No, è così come la pensa lei. Percorso. No, mi dispiace, è la storia di ogni mese. Ogni mese questa storia. Adesso hanno telefonato prima settimana d'ottobre, poi diventa il 15 del mese dopo. Non è mai stato, io pago la gente con i soldi miei, devo stare fuori che già ne ho pochi. Ma poi un'altra cosa, io non so con che criterio avete fatto questa storia qua, perché avete tirato via dall'ISEE l'accompagnamento dopo tante lotte, e sono la prima a dirlo, e adesso avete incluso il voucher. Allora, siamo sempre là col discorso, sono sempre gli invalidi che vanno di mezzo, sono sempre gli invalidi, perché una persona che ha un invalido a casa sta 24/24, cosa mi serve a me una persona di due ore? A me non significa proprio niente, prima di tutto, con quei soldi che date. Primo, dovete tirare via questa storia qua per gli invalidi, potete fare per la gente, per i ragazzi che vanno a lavorare, fare i voucher, ma non per la gente che è invalida. Allora, spieghiamo un attimino. Allora, l'ente comune non ha capacità legislative, noi dobbiamo attenerci a quelle che sono le leggi, e condivido un po' il pensiero della signora, è una struttura un po' complessa, questo io me ne rendo conto e questo anche un po' mi dispiace. È anche vero però che questi denari che vengono erogati devono avere, per forza di cose, perché se no la regione non ce li dà, una rendicontazione. Non è discorso soltanto dei voucher. Uno può pagare la persona col voucher, uno può pagare la persona però con un contratto, o uno può pagare una persona attraverso magari l'assunzione da parte di una cooperativa, e quindi pagare attraverso una fattura. Purtroppo siamo obbligati, e questo è il problema, costantemente a rendicontare, diciamo, le spese che vengono effettuate dalle persone. Noi ci rendiamo conto che il maggior ammortizzatore è proprio la famiglia, siamo coscienti di questo. È chiaro però che noi, guardi, stiamo tentando un percorso con la regione, tra l'altro, affinché questo FAP venga aumentato, perché sappiamo benissimo che la cifra che in questo momento si sta erogando è insufficiente, soprattutto per situazioni molto gravi e molto complesse. Di questo noi siamo appunto assolutamente coscienti, ed c'è un percorso proprio in atto affinché la persona e la famiglia non resti fuori.
chiaramente con denari che spesso certe volte anche non ha, perché bisogna dire, c'è chi può permettersi anche di anticipare, e per cui guardi, non creda che non siamo così coscienti di questa situazione di fragilità. Stiamo cercando un dialogo con la Regione proprio affinché si possa ovviare a questo, non solo. Adesso abbiamo anche ulteriormente cambiato, proprio per facilitare anche le famiglie che in questo momento usufruiscono di questa misura. Oltretutto ci tengo a dire, nel nostro territorio abbiamo tra l'altro poi una lista di attesa, perché il denaro che ci viene erogato è insufficiente rispetto alle domande che noi abbiamo. E quindi c'è, ripeto, un canale aperto costantemente, noi ci stiamo con la Regione costantemente proprio per tentare di risolvere questa situazione, sia sul discorso della rendicontazione, proprio affinché le famiglie non restino fuori col denaro. Io la comprendo, non creda che non ci sia questa consapevolezza, però siamo un po' legati purtroppo da una burocrazia che continuamente così appesantisce il sistema. Però guardi, su questo noi ci stiamo lavorando, io penso di poter risolvere questa situazione perlomeno entro l'anno. Senta una cosa, io non accetto che quando telefono giù giù da voi in comune mi dicono i soldi vengono fatti, cioè vengono risarciti il prossimo mese, perché la signorina che è di competenza è in ferie, e questo non è giusto. Perché scusi, non sarà solo una signorina che fa i conti, saranno almeno con due. Allora, mi dicono no, perché purtroppo in ferie e fino ai primi d'ottobre non rientra, avete i soldi verso il 15. E questo non è una cosa giusta. Allora, ha ragione. Allora, le do ragione. Abbiamo risolto però anche questo problema. Io sono arrivato alla guida dei servizi sociali, avevamo due persone che tecnicamente... no, erogavano il denaro, erano insufficienti, abbiamo aumentato il personale immediatamente, adesso abbiamo una squadra di 5 persone che stanno facendo questo tipo di lavoro, per cui questo problema le garantisco che è già risolto. Se si è presa comunque il numero di telefono della mia segretaria, qualsiasi cosa chiami pure e chiami me, però questo è un problema, guardi, che abbiamo risolto, ma che purtroppo c'era, perché quando io sono arrivato... No, c'è ancora, perché no. Ho parlato ieri col comune e mi ha detto la signorina che si occupa di questa cosa è in ferie. Guardi, e su questo mi impegno personalmente lunedì mattina a verificare. Su questo, ecco, ci metto e non io mi va bene questa storia, non mi va bene, certo. Perché non è un mese che può essere successo qualcosa, è ogni mese sta storia, ogni mese. D'accordo, prendiamo bene, grazie, il mese signora. Dopo, il 15 dopo, grazie. Non è giusto questa storia qua. Grazie, grazie, ecco. Signora, devo dare spazio anche ad altri telespettatori in attesa, vediamo che ce n'è subito un altro appunto. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono in linea. Sì, prego, ci dica. Allora, sono Bruno. Sì. Socio delle cooperative operaie di Trieste. Sì. E proprio della vostra emittente, alcuni giorni fa ho sentito che ci sarebbe stata una trans liquidata da parte delle cooperative operaie, che non ha avuto seguito comunque. Allora chiedo a lei, che mi sembra proprio sia stato lei a dare questa notizia, se può darmi qualche spiegazione. Lei me o lei l'assessore no. Grilli? No, lei, penso te. Lei me, no. Lei io... L'emittente sì, è rappresentata da lei. No, infatti non ho capito se era appunto un ospite in studio o un servizio giornalistico. Non credo che l'ospite possa rispondere, ma lei o mi risponde l'assessore o chi per lui... No, guardi, non è un servizio che ho fatto io, francamente, infatti non me lo ricordo. Io non credo che avremmo detto, cioè noi nei servizi giornalistici ovviamente riferiamo quello che i nostri interlocutori che andiamo a intervistare ci dicono. Quindi quello che sarà stato detto nel servizio riguarda appunto un'affermazione o dell'avvocato Consoli, che è il commissario appunto che sta liquidatore delle cooperative operaie, o altri soggetti che si stanno interessando di questo problema. Adesso
adesso io francamente non ricordo in quali termini questa notizia era uscita, magari adesso andando avanti con la trasmissione verifico un attimo e le do qualche indicazione più precisa, però immagino che sia stato dato così un lasso temporale dove si diceva che a breve sarebbero arrivate nuove tranche del rimborso a chi aveva appunto investito nelle cooperative operaie, però francamente non mi ricordo di aver seguito io la vicenda, magari mi sbaglio perché con tante cose ogni giorno che sentiamo. Ma no, ma per l'amor di Dio, non è questo il problema, no? Il problema è siccome siete un emittente di pubblica utilità. No, certo, e che io seguo quotidianamente. Intanto ho fatto questa richiesta, se poi voi siete in condizione, e sicuramente lo siete, se potete informarvi e io vi richiederò a giorni. Io vedo l'ultimo nostro servizio, adesso sono andato qui sulla nostra app, sapete che abbiamo una app per gli smartphone, per gli iPhone oppure anche sul nostro sito internet, l'ultimo servizio è del 22 agosto se non vedo male, in cui si diceva, aspetti un attimino perché ovviamente nel frattempo l'ho perso, perché è sempre così quando si ha fretta, abbia pazienza ancora un attimo, eccolo qua, rimborso ex soci Coop entro dicembre, la quarta rata, quindi ed è un servizio del 22 agosto, quindi giusto di un mese fa, un mese e due giorni fa, quindi entro dicembre abbiamo detto nel servizio, non mi pare ne abbiamo poi più parlato, nella mia memoria non mi sembra di aver sentito neanche i miei colleghi trattare l'argomento, quindi dicembre, comunque lei sa che c'è un comitato che si è formato dopo la crisi che ha colpito le cooperative operaie, per cui lo sentiremo, lo cercherò anch'io i loro responsabili al telefono, se non ce la faccio oggi magari lo faccio lunedì, se ho qualche aggiornamento sarò ben lieto di darlo attraverso i nostri servizi. Allora rimaniamo d'accordo così, io la prossima settimana alle volte di giovedì o venerdì, quindi le do ampio spazio e tempo. Grazie, molto gentile, la ringrazio per la bontà. No, per l'amor di Dio, perché cioè, non è una cosa di vita o di morte, no? Però no, beh, se a un certo momento lei si informa, con gli gentili di informarsi, io alla volta di giovedì o venerdì la richiamo e così mi sa dire qualcosa di più preciso. Certo, no, comunque lei segua. Va bene così? No, volentieri, senz'altro, ripeto, il tempo di trovare le persone che possono dare un'informazione certa, perché è inutile che senta così a caso qualcuno, no? No, ma difatti io te lo trovo per una settimana, quindi. Va bene, d'accordo. O mi chiama qui o magari vedrà anche un servizio nei nostri telegiornali se abbiamo però delle notizie importanti, se dobbiamo ripetere sempre quello, cioè bisogna aspettare dicembre perché c'era mi pare in corso un tentativo di vendita di alcuni magazzini eccetera, è chiaro che se stanno ancora tentando di venderli ma non c'è nessuna novità non è che vi posso dare così notizie che siano ripetitive. Se non disturbo io la volta di giovedì o venerdì, nessun disturbo, ci mancherebbe, nessun disturbo, siamo qui appunto per poter rispondere, per cercare di dare spazio per quanto possibile ai vostri problemi, alle vostre istanze, anche i commenti, perché ovviamente siamo anche una trasmissione in cui si cerca di fare anche un po' di dialogo sulle varie cose che accadono in questa città, va bene? Ma per me va perfetto, bene, ci risentiamo grazie, la prossima bene, settimana. D'accordo, a presto, arrivederci, buona giornata. Buongiorno. Bene, sono praticamente le 8:30, io direi a questo punto andiamo in pubblicità e poi proseguiamo con altre telefonate e altri argomenti con il nostro ospite, l'assessore Grilli, a tra poco. Ben ritrovati con Sveglia Trieste, sempre in compagnia dell'assessore ai servizi sociali del Comune di Trieste, Carlo Grilli. Abbiamo un altro telespettatore già in attesa. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego, signora. Buongiorno a lei, giornalista, e buongiorno al dottor Grilli. Buongiorno, signora. Dunque, volevo un'informazione. Sono una pensionata della minima. Invalida al 100% con la legge 104,3 grave. Mio marito ha una pensione anche minima, 635 euro. Ho fatto la domanda del sostegno al reddito. Il sostegno al reddito mi era stato accolto. Ho ricevuto il sostegno al reddito per 2 mesi, novembre, dicembre, poi mi hanno detto che non mi aspetta più perché supero le 900 euro in due. Sì. Infatti noi abbiamo 1140, sì. Sempre una pensione
misera, perché provi a pensare, affitto, acqua, luce, gas, spese mediche, sono operata anche al cuore, pertanto ho bisogno qualche volta di qualche visita medica, e chi ne ha più ne metta. Avevo parlato anche con, nel periodo delle elezioni, con Roberto Di Piazza, e quando ha sentito che la, l'importo è di 900 euro per due persone, e poi no, se superi i 900 euro non ti danno il sostegno al reddito, ha scosso la testa, come dire, vivi tu con 900 euro. Dunque il sostegno reddito mi è stato rifiutato. Poi adesso lei assessore ha parlato l'altro sabato che è venuto questo importo nazionale, questo, e neanche quello facciamo, possiamo fare domanda, perché io supero le 3.000 euro di purtroppo, però allora questi poveri pensionati, sarà il caso di pensare a loro, oppure noi non abbiamo mai diritto a niente? Buongiorno signora. Allora, buongiorno. So, se possiamo definire un buongiorno viste queste notizie. Allora, purtroppo devo confermarle che, visto il suo reddito, purtroppo la legge ci impone la negazione. Non è che lo neghiamo noi, di fatto non viene erogato, perché ha delle caratteristiche che non consentono con i redditi che avete voi, ancorché siano bassi, e ci rendiamo conto che oggi con 900 euro fai veramente fatica. No, tra l'altro però la misura nazionale ha dei criteri ancora più stringenti, perché la misura nazionale ha una, come dire, ha una soglia di 3.000 euro di ISE. Oltretutto affronta il tema in più della famiglia, perché ci deve essere comunque un minore a carico, ci deve essere oppure una persona disabile. No, e su questo credo che non ci siano, come posso dire, la mia domanda era diversa. Esatto, possibilità. Credo che sul tema delle pensioni minime ci sia bisogno forse di una riflessione a livello nazionale, per far comprendere che effettivamente oggi la vita veramente è diventata molto più complicata, e specialmente poi quando c'è una situazione di invalidità dove sono necessarie delle cure mediche appropriate, è chiaro ed evidente che laddove ci sia magari o un contratto d'affitto privato o una situazione differente, è chiaro che poi alla fine resta ben poco. Su questo io credo che, ripeto, non soltanto a livello comunale e non soltanto a livello regionale, ma addirittura a livello nazionale, bisognerebbe fare una riflessione sull'alzare il livello delle pensioni minime e adeguarle a quelle che sono onestamente le necessità, visto che poi vanno anche a intercettare una fascia di popolazione che non soltanto poi ha difficoltà reddituale, ma anche delle difficoltà poi oggettive rispetto a problemi di salute. Per questo intanto io le esprimo la mia solidarietà, e purtroppo che vale ben poco, e su questo ne sono consapevole, però è anche vero che purtroppo, ripeto, il comune si deve attenere a delle leggi, per cui non è per cattiveria che le è stato rifiutato, semplicemente le caratteristiche che vengono erogate attraverso questa, diciamo, questa misura sono completamente differenti, e purtroppo lei per questo tipo di soluzione è addirittura benestante. Avevo capito, però la mia domanda era diversa. Volevo sapere se anche adesso con la nuova giunta, finalmente, abbiamo ancora 785 euro come tetto massimo. Se hai superi le 785 euro in due, il comune non ti dà nessun aiuto, non paga una bolletta, non dà nessun aiuto. Questo era quella giunta Cosolini, ma mi sono informata tramite la mia assistente sociale, e anche con la giunta Di Piazza c'è questo limite: una persona sola 485 euro, se supera non riceve aiuti, se invece sono in due l'importo è 875 euro. Se superi quei soldi
quei soldi lì, non ricevi nessun aiuto, puoi fare qualsiasi domanda, ti viene rifiutata. Confermo. E questo volevo sapere. Purtroppo confermo. Il problema è purtroppo drammaticamente molto, molto semplice. Noi abbiamo anche nella nostra città persone che purtroppo vivono con molto, molto, molto meno. Ed è chiaro che noi dovremmo in qualche maniera trovare degli strumenti differenti, perché vede, in un momento in cui le risorse sono poche, dovremmo veramente così sforzarsi di fantasia per trovare delle soluzioni differenti. Oggi il vero problema non è soltanto la fascia, diciamo, più povera della popolazione, ma è proprio la fascia che coincide proprio con la sua situazione. È quella fascia di reddito che non consente di vivere in maniera adeguata e non consente di accedere ai servizi, soprattutto comunali. Su questo, guardi, ci stiamo lavorando, per dovremmo trovare assolutamente qualche situazione, perché vede, in questo caso lei tra l'altro ha una pensione seppur minima, e lei e anche suo marito, però noi abbiamo delle situazioni, le faccio un piccolo esempio. Oggi una famiglia con mamma, papà e magari uno o due bambini, dove c'è soltanto una persona che lavora e che magari, dico per assurdo, possa avere una paga di 1.000-1.200 euro al mese, comincia a diventare veramente una persona a rischio povertà, perché laddove ci sia un appartamento in affitto privato, qualche bolletta, due libri per i ragazzini, è chiaro ed evidente che poi alla fine resta ben poco. Ecco, io su questo credo dovremmo fare una seria riflessione anche a livello comunale, proprio per capire come andare a intercettare queste fasce, per fare in modo che poi non vadano a finire nel baratro effettivamente della soglia di povertà. Questo è il tema, credo lei abbia centrato proprio il tema dei temi, cioè proprio cercare di affrontare quella fascia che è in una situazione di fragilità e che non può, con le caratteristiche che abbiamo adesso, accedere ai nostri o ad altri servizi. Lei credo che abbia veramente centrato il problema, sul quale c'è assolutamente, come dire, c'è un focus mirato da parte di questa amministrazione e mio personale, proprio perché ci rendiamo conto, perché poi noi viviamo anche nella città, conosciamo le persone, abbiamo amici, parenti, e quindi non è che viviamo da un'altra parte. Certo. È un problema veramente, questo è il problema serio. Come andare a intercettare proprio la fascia di popolazione che corrisponde proprio alla sua particolare caratteristica, dove non c'è possibilità chiaramente di, come dire, condividere un percorso di vita seppur decoroso, ma non si riesce poi ad accedere ai servizi. Su questo, guardi, c'è un impegno molto forte, e non le dico le tempistiche perché a me non piace raccontare frottole, ma sicuramente l'impegno da parte dell'amministrazione c'è. Bene, sentiamo il prossimo telespettatore, perché ce ne sono tanti in linea, quindi cerchiamo di avere telefonate brevi in maniera da sentire più persone possibile. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Le ultime parole famose? Però no, caduta la linea, vediamo se ce n'è ancora qualcuno in attesa, se no intanto vi chiedo la cortesia, se ci chiamate, se volete parlare con l'assessore Grilli, domande concise, chiare, in maniera che l'assessore riesce anche a sua volta a rispondervi, e poi possiamo sentire altri telespettatori. La regia non mi dice che al momento non c'è nessuno, peraltro, per cui io approfitterei per, riagganciandomi anche alla segnalazione che ha fatto poco fa una telespettatrice relativa a quell'episodio accaduto ieri sulla linea 9 in via Giulia, che ci stava appunto riferendo la signora, di un comportamento poco urbano, per essere così generosi, nei confronti di due giovani saliti sull'autobus. Il tema Trieste Trasporti l'abbiamo trattato ieri al nostro telegiornale, perché è uscita la prima graduatoria ancora non definitiva per quanto riguarda la gara d'appalto per il rinnovo della gestione del trasporto pubblico locale a Trieste, e l'azienda attuale Trieste Trasporti, insieme ad altre società, in questo momento è la prima, e quindi potenzialmente dovrebbe essere quella che si assegna, che si riassegna il servizio. Abbiamo sentito a questo proposito l'assessore Bucci, e quindi voglio proporvi il servizio andato in onda ieri.
È stata una grande vittoria per la città di Trieste. La Trieste Trasporti si è dimostrata in questo ultimo periodo un'azienda di grande professionalità. Credo che tutti i triestini lo possano apprezzare con la qualità delle autovetture. Abbiamo dei mezzi che hanno il massimo di un'anzianità di 4 anni con l'aria condizionata e estremamente efficiente. Il nostro sistema di trasporto pubblico, a chi che se ne dica, è uno tra i più funzionali, considerata anche la morfologia del nostro territorio, quindi tante salite. Oggi è un servizio davvero che funziona. E il fatto di avere il rischio di non avere più un'azienda così come strutturata sarebbe stata per la città un rischio altissimo, anche sotto il profilo occupazionale. Trieste Trasporti ha vinto, attendiamo ovviamente l'atto ufficiale, ma ormai è confermato. Trieste Trasporti ha vinto, è una vittoria indiretta anche della nostra città e soprattutto del modo di fare impresa, cercare di dare servizio, essere tra i migliori. Io li giudico uno tra i migliori d'Italia. Lo staff dirigenziale è all'altezza, si è dimostrato sempre disponibile anche nei momenti più delicati, come il famoso incidente del tram di Opcina. È certo che nel bando di gara era previsto il rispetto, buona parte dell'occupazione, è chiaro, però quando cambiano le dirigenze, quando cambia la sede operativa, cambiano tanti fattori, anche sotto il profilo finanziario, perché un'azienda che versa i propri contributi, quindi le proprie tasse sul territorio, sono soldi che rimangono nella nostra regione e indirettamente nella nostra città. Pertanto siamo tutti felici e ringraziamo lo staff di Trieste Trasporti per aver presentato una bella offerta, giusta, equilibrata, e che gli ha dato soddisfazione a loro e soddisfazione a noi tutti. Ecco, quindi abbiamo sentito le parole dell'assessore Bucci relativamente a questa gara d'appalto. Abbiamo adesso un telespettatore in attesa. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego, signora. Volevo un'informazione allacciandomi alla telefonata precedente. Sì. Allora, giustamente la signora ha dei problemi perché, essendo appunto che prende una pensione bassa, non ce la fa. Chiedo questo però: i miei genitori anche hanno una pensione bassa, però in compenso hanno un affitto, per fortuna tra parentesi, perché alla fine dell'anno, quando devono fare la dichiarazione delle tasse, più quello che si prende lo Stato che quello che rimane. Sì. Per cui anche su questo bisognerebbe fare qualcosa. Uno. Due, giustamente ci sono tante famiglie in difficoltà, perché giustamente lavora uno, ci sono tanti, tanti bambini, non si riesce ad andare avanti, via dicendo. Il comune fa dei bandi o dei concorsi, come volete chiamare, per inserire queste persone a lavorare negli asili, nelle scuole, giusto? Non si potrebbe vedere la lista della gente che si chiama a lavorare e che già per 3-4 anni consecutivi hanno il posto di lavoro, quando si presentano la prima settimana e poi fanno per tutti gli altri 6 mesi malattia? Secondo me questa gente non ha bisogno di lavorare. Sì, chiara la domanda, ma non so se la risposta... C'è tanta altra gente di più che ha bisogno, che sinceramente vorrebbe un lavoro. Io so, perfetto, con nomi e cognomi, che posso darvi benissimo, ma non sì, sicuramente sì. Al telefono, no, certo. Che vanno a lavorare, sì, ha preso il posto, benissimo, vanno a lavorare prima, seconda settimana, poi fino a poi per tutto l'anno rimangono a casa in malattia. Chiedo se è una cosa giusta. Riguarda la gente che veramente ha bisogno di mangiare. No, no, certo. Perché andrebbe a lavorare. Può essere giusto o sbagliata, ma la legge prevede questo tipo di facoltà per i lavoratori di poter stare a casa in malattia. Allora, io faccio il bando, vieni a lavorare la prima settimana e poi il secondo anno ti riprendo di nuovo. Sì, ho capito il senso, è chiaro il senso. Assessore, cosa ne pensa Carlo? Allora, su questo magari mi permetterò di fare una telefonata al mio collega Lo Bianco per attivarsi. Guarda, conosco te anche Lo Bianco, per cui posso venire di persona e darti nomi e cognomi senza nessun problema. Ecco, perfetto. Allora, forse magari questo è un dato, perché purtroppo credo che controlli all'interno della macchina comunale ci siano, e anzi io devo dire la verità, mi sento di esprimere un grande ringraziamento per il personale che opera all'interno del comune. Laddove però ci siano effettivamente delle situazioni di criticità, io invito, se poi tra l'altro come ha asserito la signora, a nomi e cognomi, no, magari
a venirci a trovare e capire effettivamente se queste persone, attraverso però una denuncia, perché questo è, noi faremo dei controlli, noi sicuramente non saremo sordi a questo suo richiamo, io farò in modo che chiamerò immediatamente il mio collega Lo Bianco affinché attivi una ricerca su questo fronte. Dopodiché effettivamente se ci saranno delle situazioni così complesse sicuramente noi interverremo, perché io credo, guardi, che oggi come oggi è facile, c'è nell'immaginario collettivo, no, il fatto che il personale dell'ente non lavori o sia effettivamente un po' più leggero rispetto a degli impegni magari sul privato. Io mi sento invece di confermare, perché mi confronto ogni giorno con i miei funzionari, lavoriamo fianco a fianco in tutti i tre piani, diciamo, del mio palazzo, oltre che nelle sedi operative. Per quanto riguarda il personale dei nostri servizi, è un personale che assolutamente ci mette cuore, passione, professionalità e anche molta professionalità, quindi credo che su questo di poter garantire personalmente. Per quanto riguarda altri servizi, faremo in modo che il mio collega Lo Bianco faccia subito una ricerca e faccia subito una verifica su quanto lei ci ha appena comunicato. Perfetto, grazie. Grazie a lei. Buongiorno. Grazie signora, buona giornata. Ecco, parlando di personale che dimostra ampia dedizione al lavoro, un altro settore dove emerge sempre questa caratteristica positiva è la sanità triestina, l'ospedale di Catinara, in particolare il pronto soccorso, dove capita con una certa frequenza che, oltre allo stress delle tante ore di lavoro, oltre, sappiamo, i problemi di intasamento che registra sempre il pronto soccorso di Catinara, accadono anche episodi spiacevoli come quello accaduto l'altro ieri sera, dove c'è stata un'aggressione da parte di un paziente che però era anche alterato dall'alcol nei confronti di un'infermiera. Volevo riproporvi questo servizio, però mi pare ci sia forse una telespettatore in attesa, per cui non voglio togliere la parola a nessuno e la possibilità di parlare con l'assessore, anche perché mancano meno di 10 minuti alla fine di questa prima parte di Sveglia Trieste. Per cui se c'è qualcuno in linea sentiamolo, altrimenti mandiamo il servizio. Pronto, buongiorno? Sì, pronto, buongiorno. Prego, buongiorno, dica. Vorrei parlare con l'assessore Lo Bianco, per cortesia. Lo Bianco, non so se lui mi può dare una risposta in merito. Allora, io percepisco una pensione di 1.058 euro nette al che lotte 1.370. Faccio parte di quei famosi pensionati che a sentire la Fornero ogni anno vengono indicizzate. Perché purtroppo però in tipo dov'è che le nostre pensioni praticamente aumentano in base ai dati Istat. L'Istat sono già 3 o 4 anni che dice che l'inflazione è pari a 0 o 0,02%, a che praticamente io sono 4 anni che a me la mia pensione non mi aumenta neanche di un euro. Cioè, facciamo parte noi in un certo senso, come diceva lei poc'anzi, con la signora di 630 euro, in quel limbo che non siamo né zuppa né pan bagnato, come si dice, perché quelli oltre la mia pensione hanno avuto già 500 euro di rimborso l'anno scorso, più un piccolo aumento mensile di 20-30 euro. Cioè io mi chiedo come l'Istat può stabilire che l'inflazione è pari a zero quando vado a fare la spesa, sia qualsiasi genere alimentare che acquisto, vedo tutto aumentato di 1-2 euro addirittura al chilo, qualsiasi genere, eccetera eccetera. Cioè, se lei mi potesse spiegare come l'Istat stabilisce che l'inflazione è a zero, è un mistero che non ho mai capito. Se gentilmente mi può rispondere, la ringrazio. Buona giornata, grazie a lei, risposta. Buona giornata. Prego. No, non glielo so spiegare. Ah, non so spiegare? Non te lo so spiegare, c'è una canzone, no? No, cioè, allora, diciamo che siamo sempre là. Il tema delle pensioni, come è emerso evidentemente questa mattina, è anche un tema effettivamente che va riaffrontato e ridefinito a livello nazionale. Questo è il fatto. Allora io credo che probabilmente potrebbe essere, allora, mentre non so darle una risposta, perché sappiamo benissimo che la vita cresce ogni anno e quindi è chiaro ed evidente che su certi temi non è che l'amministrazione comunale può dare una risposta, però sicuramente potremmo fare in modo che magari i nostri parlamentari a Roma sottolineino questo tema e magari portino all'evidenza del governo
evidentemente questo gap che manca tra la realtà e una realtà virtuale che evidentemente viene messa in campo da queste pensioni e da questo Istat che effettivamente cresce pari a zero. Questa è l'unica risposta che mi sento in grado di poter fornire. Certo, allora vediamo se c'è ancora qualcuno in linea. Pronto, buongiorno? Pronto? No, direi che... Sì, prego, signor. Sì, prego, buongiorno. Buongiorno a lei e suo ospite. Buongiorno. Volevo solo dire una cosa. Complimentarmi con l'assessore della gentilezza dei suoi collaboratori di Via Mazzini, perché sono delle persone veramente gentili, comprensive, come avere un familiare. Quando si chiede qualcosa è come avere un familiare. Specialmente la signora Stefani è una persona cordialissima, quindi le faccio veramente i miei migliori auguri e le auguro una buona giornata. Guardi, io la ringrazio, ma veramente la ringrazio di cuore, perché non sempre telefonate come queste avvengono. Generalmente avviene sempre, spesso avviene il contrario. Dare un ringraziamento così pubblico alla signora Stefani è un atto, io credo, che veramente riempie il cuore, perché è una persona, come tra l'altro tutti i colleghi che lavorano presso i nostri uffici, che ci mette davvero tanto del suo, tanta passione, tanto stimolo, ed è stata tra l'altro così sommersa da valanghe, assieme proprio ai suoi colleghi, da valanghe di carte, di richieste e di pratiche da smistare. Quindi credo che questo ringraziamento sia veramente molto molto apprezzato e dia una boccata di ossigeno a quello che è stato veramente un lavoro veramente pesante che è stato affrontato fino adesso con grande determinazione e grande professionalità. Quindi la ringrazio veramente di cuore di queste sue parole. Ultimi minuti in compagnia di Carlo Grilli, ancora spazio per una telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego, signora. Senta, io vorrei parlare con l'assessore. Che quando erano le elezioni il nostro carissimo Roberto di Piazza ha detto queste parole: prima i triestini e anziani e dopo se rimane e gli altri. Fino adesso io non ho visto, è rimasto come sotto Cosolini, perché io sono andata all'assistente sociale a chiedere qualche cosa, che ho la pensione al minimo e ho 80 anni, ha detto: signora, non ci sono soldi. Però io ho visto che i soldi per i serbi, i rumeni e negri ci sono, per noi triestini, mi scusate della parola, ci prendono a calci nel sedere. La ringrazio e buona giornata. Grazie signora, grazie, buona giornata a lei. Accolgo chiaramente così la sollecitazione della signora, però io credo che effettivamente noi dobbiamo rispettare le leggi che in questo momento ci sono. Credo che l'amministrazione lo stia facendo in maniera decorosa e con gli strumenti che ha. Credo che a calci nel sedere non prendiamo nessuno, c'è un'accoglienza credo di alto livello, ma non perché ci sono io, perché c'è una tradizione, diciamo, nel nostro comune di livelli di assistenza alti. È chiaro che le domande sono diventate veramente tante e bisognerà attivare degli strumenti differenti. Sul discorso, diciamo, degli extracomunitari, sono dei canali diversi sui quali onestamente non ho il caso completo della signora, quindi non so cosa ha chiesto e cosa avrebbe potuto ottenere rispetto ad altre fasce, ma credo che l'amministrazione su questo sia molto attenta e credo che in linea di massima dà delle risposte adeguate. Oltretutto noi avremo la possibilità di avere dei nuovi funzionari, dei nuovi assistenti sociali a presto, per cui anche sulle liste d'attesa ci sarà un grosso abbattimento, per cui ritengo che in questo momento il Comune stia affrontando il tema che è, per cui di competenza, in maniera decorosa. Dopodiché ci sono sicuramente visioni e anche un percepito che può essere comprensibile, non discuto, però non credo che, ripeto, a calci nel sedere noi non prendiamo nessuno. E la invito, tra l'altro, se non è stato dato il mio numero, magari a rivolgersi direttamente alla mia segreteria, proprio per capire là dove possiamo essere di aiuto. Certo. Velocissimissima l'ultima telefonata. Pronto, buongiorno.
Pronto? No, sarò brevissimo. Sì. Buongiorno a voi, sono Claudio Visentini. Buongiorno Claudio. Buongiorno signor Claudio. Questa trasmissione e il suo conduttore che fa vero servizio pubblico all'assessore Grilli, dico grazie per averlo conosciuto e apprezzato in quanto si è occupato da un problema per noi richiesto come genitori. Un abbraccio, buon lavoro, grazie Telequattro. Siete forti. Grazie, grazie a lei. Grazie, grazie, grazie. Un saluto alla sua signora, buona giornata, grazie. Ecco, avete visto che abbiamo messo in sovraimpressione il numero degli uffici della segreteria dell'assessore Grilli, ve lo ripeto anche a voce, 040 675 42 80, quindi come lui stesso ha detto poco fa, massima disponibilità ad ascoltarvi e per quanto possibile anche a cercare di risolvere le problematiche che ciascuno di noi può avere. Bene, grazie allora assessore per essere stato con noi. Grazie. Qualche a voi. Istante di pubblicità e poi il nostro secondo ospite di oggi, l'esponente di Sinistra Ecologia e Libertà, Jacopo Lillini, a tra poco. Forse. Buon weekend. Seconda parte di Svegli a Trieste, siamo in compagnia di Jacopo Lillini, esponente di SEL, membro del coordinamento provinciale del partito. Buongiorno, buongiorno, benvenuto a tutti, buongiorno a tutti, nella nostra Enrico. Trasmissione. Allora, io ho preso l'impegno con i telespettatori che hanno qualcuno ha scritto, ha chiamato, di dare ogni ora e mezza le previsioni meteo, perché non tutti sono già alle 7 del mattino davanti alla TV per seguirci, per cui ti rubo un minuto per leggere cosa racconta il sito del l'Osmer per la giornata di oggi. Su tutta la regione al mattino sarà possibile cielo variabile, poi miglioramento con cielo sereno poco nuvoloso. Sulla costa al mattino soffierà probabilmente lieve borino, in giornata venti a regime di brezza. Per quanto riguarda le temperature, in pianura da una minima di 11-14 gradi a una massima di 23-25, qui sulla costa invece da una minima di 15-18 gradi a una massima di 22-24 gradi. Ecco, questo per quanto riguarda il meteo per oggi sabato 24. Allora, c'è un po' di fermento, c'è anche così un'area, se vogliamo, di rinnovamento interno per quanto riguarda il modo anche di affrontare le tematiche di attualità per costruire una nuova proposta politica, elettorale, anche, ma non solo, in vista del 2018 qui a livello regionale e più in generale a livello nazionale. Ci sarà un congresso che dovrà in qualche maniera sancire la fine dell'esperienza come SEL e gettare e far nascere una nuova creatura. E qui a Trieste comunque vi siete riuniti, avete fatto degli incontri, avete fatto delle proposte, ve le abbiamo riferito in un servizio andato in onda l'altro ieri, giovedì. Si parla di Trieste Lab, questa nuova contenitore, vorrei definirlo, questo strumento, forse più la parola più adatta. È proprio un laboratorio. Un laboratorio, quindi la parola dice tutto, per un laboratorio politico. Esatto. E abbiamo fatto un servizio giovedì per il nostro telegiornale. Io partirei da quel servizio per poi mostrarvi un altro servizio invece di ieri, perché questa iniziativa del coordinamento provinciale di SEL ha, come sempre, avuto subito già un, come succede in tutte le famiglie, anche in quella di SEL e anche con personaggi che ne facevano parte che poi hanno divorziato, raccoglie sempre qualche commento positivo o in questo caso negativo, ma un passo alla volta. Intanto vediamo il servizio di giovedì. La continuità del lavoro politico intrapreso da SEL in questi anni ha portato alla creazione di una nuova realtà che viaggia in parallelo al partito e che prende il nome di Trieste Lab, associazione politico-culturale presentata questa mattina dagli esponenti locali di Sinistra Ecologia e Libertà. Un nuovo ambiente ideato per non disperdere il patrimonio culturale, le ideologie politiche condivise e il lavoro svolto in questi anni, con la finalità di aprire le porte a una nuova platea. In una situazione di incertezza della sinistra a livello nazionale, questo patrimonio umano, di esperienza, questo laboratorio politico va preservato appunto anche rispetto alle scelte future che avverranno a livello nazionale. Noi vogliamo continuare a lavorare per il futuro di questa città, lo vogliamo fare all'opposizione della giunta di centrodestra e vogliamo in qualche modo poter coinvolgere tutte queste persone nuove che si sono avvicinate e tante altre su cui vediamo una disponibilità nel centro-sinistra, in una posizione in questo momento distinta da quella del Partito Democratico, a fare un lavoro
lavoro comune appunto di opposizione e di costruzione di un futuro importante per questa città. L'apertura di Trieste Lab però non trova consenso da parte di una frangia della sinistra presente a Trieste e in regione. Purtroppo mi sembra che c'è un pezzo della sinistra che vuole relegarsi in una posizione minoritaria di opposizione che, e questa è la cosa grave, a livello nazionale, così come è già avvenuto a Trieste, rischia di far vincere i populismi di destra o il Movimento 5 Stelle. Secondo noi è un errore madornale, perché in Europa stanno succedendo delle cose molto pericolose e il centrosinistra deve tornare a essere più di sinistra, però deve continuare a lavorare insieme in una prospettiva di governo per affrontare i problemi dei cittadini. Ecco, tornare a essere più di sinistra, no? Quest'ultima frase di Giulio Lauri mi ricorda un po' le varie prese di posizione anche molto critiche nei confronti del suo stesso partito, di SEL, formulate da Marino Sossi ancora prima del voto di giugno. Marino Sossi che ieri ha voluto rilasciare un suo commento per quanto riguarda questa iniziativa di Trieste Lab. Io direi sentiamolo subito, così poi facciamo una carrellata e lasciamo anche spazio a Lillini, nella sua veste appunto di membro del coordinamento, di a sua volta replicare a quello che dice Sossi. Allora sentiamo il servizio di ieri sera del TG. Denselli rappresenta una minoranza molto consistente che sin dall'inizio aveva dichiarato chiaramente che l'esperienza del centrosinistra era conclusa, no? E che quindi Cosolini non poteva essere un candidato possibile, visto che era chiaro a tutti che si perdeva clamorosamente. Poi questo è successo. Allora, un tempo, quando la sinistra era cosa seria, normalmente si traevano le conclusioni politiche, perché in effetti adesso il sindaco è Di Piazza, il signor Di Piazza. E quindi io non so che tipo di laboratorio, ecco, inviterei a fare dei laboratori normali, insomma, di ceramica, di uncinetto, cose del genere, ecco, perché credo che fare un laboratorio dopo questo schiaffo enorme, questa, no, sconfitta e sterilizzazione della sinistra in questa città, dopo questo sia un poco problematico. Quindi con grande simpatia, ecco, no, inviterei a ripensare a quello che è successo e naturalmente a ricordarsi anche delle formule matematiche, perché qualche volta si dimentica nella matematica e quando si era assenti magari quando c'era la lezione sui numeri, perché in effetti dai numeri, no, ne contrae chiaramente che non era 1% o 2% che poteva cambiare la sorte, no? Ma la distanza era assolutamente siderale. Ecco, quindi queste le dichiarazioni di sé, di Sossi, che dice: io rappresento comunque un gruppo abbastanza consistente di iscritti, di militanti che non così mettono in discussione un po' quella che è stata la scelta di Sinistra Ecologia e Libertà, e c'è bisogno di ritrovare un messaggio politico che sia di sinistra, veramente di sinistra. Sì, beh, io rispondo subito a Sossi dicendogli che sì, lui è ovvio che rappresenta una parte degli iscritti, e come tutti sanno c'è stata un grosso dibattito, una grossa discussione. Quella parte che lui dice di rappresentare è risultata in minoranza e dopodiché è andata via sbattendo la porta. Ricordiamo tutti che alla fine si è presa questa minoranza, è fuoriuscita dal seno del partito e si è candidata con Marino Sossi sindaco. Quando lui dice bisogna ripartire, bisogna analizzare, l'avrei invitato a leggere appunto il documento che è stato presentato nella conferenza stampa. Allora, ovviamente, oltre il servizio, noi abbiamo però fatto un documento in cui, analizzando l'elezione, analizzando il nostro risultato, analizzando proprio il risultato del centrosinistra, che sì, è vero, è stata una sconfitta. E perciò, facendo tutta una serie di commenti appunto su ripartire dall'aggregazione di persone, perché in realtà questo laboratorio nasce perché noi abbiamo costruito una lista a sostegno del candidato Roberto Cosolini di Sinistra Ecologia e Libertà, in cui le 30 persone presenti, una decina erano militanti attivi nel partito da tempo, di cui io in primis e Sabrina Morena anche. Dopodiché abbiamo attirato a noi persone, conoscenze, competenze nel sociale, per esempio sulla questione Porto Vecchio, architetti e progettatori, e
tutta questa serie di persone che si è attivata con la campagna elettorale dopo finita il tempo di campagna. Passata l'estate ci siamo ritrovati e abbiamo detto: perché perdere questa comunità di persone? Poiché, come si dice sempre, la politica viene fuori dalla comunità. Allora ci siamo detti: essendo che Sally in questo momento è in mutamento, anche se avessero voluto, non possono comunque farsi la tessera, non possono essere attivi. Allora, mentre noi coordinamento continuiamo a seguire appunto la fase evolutiva di Sally, perciò andremo al congresso di scioglimento / fondamento di Sinistra Italiana, insomma saremo attivi e partecipi nel processo, nel locale, per comunque ricostruire una comunità d'appartenenza, e anche, è giusto dirlo, per fare opposizione, poiché come dire, numerose azioni di questa giunta sono proprio contro qualsiasi valore ideale di sinistra, solidarietà e multiculturalità. Allora abbiamo detto: fondiamo questa associazione politica a cui possono partecipare tutti. Abbiamo fatto questa conferenza stampa, faremo un'assemblea fondativa. In questo momento stiamo lavorando un po' sullo statuto, un po' su una bozza, in modo da capire come organizzarci. Il 20 ottobre presumibilmente faremo un'assemblea fondativa in un luogo il più possibile non nel salotto buono della città, che è stata una delle critiche e autocritiche che ci siamo fatti, di essere stati poco presenti e poco comunicativi nei quartieri popolari, nelle periferie. Penso a San Giacomo, adesso stiamo vedendo dove farla, però questa è più o meno l'idea, insomma. Certo. Allora, abbiamo un telespettatore in attesa, diamogli subito la parola per non far aspettare troppo chi ci segue con tanta affezione. Pronto? Buongiorno. Oh, buongiorno dottor Scaramucci, buongiorno al suo ospite. Buongiorno. Volevo dire solo due parole, che forse non saranno due, al suo ospite. Allora, Lauri ha detto che bisogna salvare il patrimonio. Che patrimonio? Il suo patrimonio. Il suo patrimonio, quello che prende alla fine mese in regione. Non so se Lini ha sentito le telefonate di prima. Grilli ha messo in ordine l'aiuto al reddito. Ci sono state telefonate di persone che non hanno le carrozzelle per poter camminare, invalidi che non possono camminare, che dovranno usare la carrozzella per tutta la vita, anche giovani, e non hanno la possibilità di comprarle perché costano una cifra. E l'USL, l'azienda le dà quelle di seconda mano, che si spaccano, se le governano con le proprie mani. Questo è il compito della sinistra. Questo è il compito della sinistra, che se la regione non sovvenziona queste cose, invece che le biciclette elettriche, ecco, dovrebbero votare contro e fare una legge specifica per queste cose, perché queste sono le cose. E si ricordi bene, Iellini, che Grilli ha messo a posto l'aiuto al reddito. Una sua del partito, è vero? Una sindaca, no? È stata eletta prima di Piazza. Bene, mia figlia ha chiesto l'aiuto al reddito in maggio. Maggio e giugno non è stato dato, è arrivata la lettera che doveva prenderla ai primi di luglio. Lei ha preso 5 giorni fa l'aiuto al reddito, con 2 bambine minori, con le scuole, con sulla bolletta della CEGAS, quel canone RAI, con le immondizie da pagare e con le scuole da cominciare, con tutti i libri da comprare, che sono stati pagati dalla sottoscritta. Allora, se questa è la sinistra, è meglio che si nasconda. E viva Sossi! Grazie, buona giornata. Appunto, rispondo alla signora, come dire, non è che si tratta qui di salvare posti o, come dire, Giulio Lauri è stato eletto e sarà consigliere regionale per il mandato, e oltretutto in regione non è che faccio difesa d'ufficio, ma, come dire, si sta portando avanti il programma, e in regione è stato istituito appunto il reddito di cittadinanza. Poi dopo invece a livello comunale
sappiamo che c'erano stati appunto dei ritardi nell'elargizione e perciò di conseguenza non vedo il nesso, ma sicuramente è tra i nostri valori dare sicuramente sostegno alle persone che servono e sicuramente anche appunto le carrozzine, parlare con l'azienda sanitaria e intervenire. Non penso che sia una rendita di posizione, qui si parlava appunto di fondare un'associazione, questo era secondo me il tema. Abbiamo un altro telespettatore, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giorgio, no? Buongiorno, dica. Buongiorno, ho detto sul piccolo, avete anche dato voi la notizia, del caso di Scabbia a San Giacomo nella scuola. Non sì. È da preoccuparsi se anche nelle scuole comincia a venire questo, anche se la linea che va via dell'Istria purtroppo è piena di migranti che vanno lì. Come ho già detto una volta, no, viene fatto dei controlli sanitari d'ori. A Trieste abbiamo avuto dei casi, e non può dire che non è vero, di tubercolosi e di Scabbia, molti casi. Un poco di controllo anche verso loro, per la nostra salute dei cittadini. Grazie. Grazie a lei, buona giornata. Sì, eccolo grazie. Qua infatti l'articolo, il caso di Scabbia segnalati alla scuola Duca d'Aosta. Scuola primaria, la notizia è apparsa ieri su Facebook, ne abbiamo parlato anche noi ieri sera del nostro telegiornale, chiaramente è una notizia che ha destato subito preoccupazione, ma il preside attraverso il comitato genitori rassicura le famiglie, i casi per ora sarebbero soltanto sospetti ed è già stata avviata l'adeguata profilassi. La foto sui social mostra un avviso molto stringato sul libretto di un alunno della scuola datato 22 settembre, si comunica che si verificano casi di Scabbia, si legge in modo stringato, il servizio igiene dell'azienda sanitaria è stato allertato. Quindi c'è anche poi Martina Bonicioli, presidente del comitato genitori, che dice: sono stata subito contattata dal dirigente scolastico e penso sia fondamentale tranquillizzare le persone, soprattutto quelli che non conoscono questa malattia, e proprio per questo il preside mi ha chiesto di distribuire una serie di libretti informativi oltre alla comunicazione effettuata tempestivamente. Ed è stata fatta anche un'opera di disinfezione degli ambienti. E in ogni caso, conclude, si tratta di una malattia infettiva che non deve spaventare. Ci è stato spiegato in modo chiaro come intervenire. Ecco, il telespettatore diceva, paventava che la scabbia fosse, come abbiamo sentito, portata, perché è una malattia che ormai qui da noi era considerata debellata, no? Scomparsa, portata dai richiedenti asilo che, diceva il signore, frequentano anche gli autobus e quindi il contagio magari a contatto con le persone è più facile. Ma in realtà io penso che comunque, per quanto magari si possa pensare, si dice che questa malattia venga portata da questo tipo di persone, in realtà io so che come dire, nelle strutture ricettive in cui sono ospitati c'è comunque un controllo sanitario approfondito e come dire, se ci sono delle situazioni incontrollate sono quelle appunto, ma che oramai sono terminate, di gente che vive per strada e che appunto ha un livello igienico molto inferiore, penso, a quando c'era l'emergenza asilo, no? Adesso invece se sono accolti nelle strutture, anche se dovesse esserci alcuni casi, viene subito iniziata la giusta profilassi e come dire, sono episodi che, come dire, secondo me non devono allarmare, perché come dire, ci sono, soprattutto quando si parla di tante persone che vivono insieme nello stesso posto per più tempo, è ovvio che possono avvenire chiamiamole epidemie, però secondo me non si tratta di questo caso, cioè è un caso isolato e non punterei subito il dito contro i richiedenti asilo. Abbiamo un altro telespettatore in attesa, pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Prego. Sono Marco del sito Son Giusto. Sì. Mi senti? Perfettamente Marco, prego. Va bene, scusi. Noi abbiamo invece dei casi di rabbia diffusa presso il nostro sito.
che si è stato pagando. Boh, a parte la battuta, volevo fare una domanda al signor Lilini e anche chiedere anche il suo aiuto. Se per cortesia il giornalista, lei, il carissimo dottor Scaramucci, può mettere in evidenza il sito di Trieste Prima. Sì. Sulla destra, apparentemente a fianco della nuova caserma polizia locale, bidoni immondizie, ci sono quattro notizie. Poi abbiamo, c'è un articolo con scritto nuovo regolamento ATA, lista di piazza, pasticciato, creato nuovo disagio sociale. Eccolo qua. Ecco, se si clicca vengono fuori praticamente alcuni termini del regolamento che provocheranno un pandemonio a Trieste. Cioè, il punto focale, e qua parlo con Lilini, poi capirà la mia domanda, è che sono stati azzerati tutti i punteggi derivanti dalle residenze. Cioè, in Trieste aveva i triestini, i residenti avevano 3 punti per totali di residenza. In Friuli, non si sa perché, prendevano 5 punti. Questo comma è stato totalmente cassato, si riparte da zero. Per cui la graduatoria ATER, che dal 2011 in maniera irregolare è stata messa praticamente per i prossimi bandi, verrà totalmente azzerata e potranno partecipare anche dei residenti con solo 2 anni e un giorno di residenza. Vengo al dunque, lei signor Lilini, cosa ne pensa di questo praticamente di questa cancellazione, di questo comma che secondo noi va a ledere praticamente i diritti di residenti che da anni pagano le tasse a Trieste e adesso sono in difficoltà, aspettano un alloggio dell'ATER, e soprattutto, e qua vengo dunque, le vorrei ricordare che in commissione dell'ATER in Friuli Venezia Giulia praticamente il signor Lauri e il signor Edera sono addetti praticamente a dire la sua. Cioè praticamente Lauri e Edera dovrebbero difendere quello che è la specialità abitativa di Trieste. A questo punto qua il signor Lauri cosa sta facendo? La ringrazio. Grazie a Marco, del sito sono giusto, credo sia chiaro quello che lui ha riferito, magari per lo ripetiamo un attimo prima di sentire cosa ne pensa Lilini. Allora, ci fa riferimento all'articolo 8 del regolamento per quanto riguarda l'assegnazione degli alloggi ATER. Praticamente nella nuova versione del regolamento vengono azzerati gli indicatori di punteggio relativi alla residenza temporale, creando un discrimine in favore dei richiedenti alloggio da poco residenti ma con un elevato numero di figli. Fino ad oggi il vigente regolamento per quanto riguarda i Friuli, le aziende dell'ATER friulane assegnano un massimo di 5 punti se il richiedente ha almeno 14 anni di residenza in regione, mentre a Trieste l'ATER con gli stessi requisiti assegna un massimo di 3 punti. Questi punteggi vengono comunque azzerati. E poi ci sono le richieste ovviamente dei consiglieri della lista di piazza che chiedono di rivedere quanto previsto dal regolamento. Ma allora sicuramente potrò far presente appunto al consigliere Lauri la questione. Io penso che la ratio venga dal rivedere, quando si rivede un regolamento si prende cerca di fare un qualcosa di stabile nel tempo. Perciò penso che sia stato rivisto, non sicuramente andando a discapito degli anni di residenza, ma mettendo anche altri elementi in modo da fare una valutazione complessiva e una graduatoria che rispetti tanti punti, tante necessità di chi necessita di accedere all'alloggio ATER. Sicuramente posso prendere e far presente questa cosa al nostro rappresentante in regione, però ricordiamoci sempre che appunto quando si rivede un regolamento probabilmente
oltre a vedere il singolo articolo, bisogna vedere la complessità che viene messa in campo. Sicuramente l'intento del nuovo regolamento non è svantaggiare qualcuno a scapito di qualcun altro. Non so se c'è qualcuno in linea che sta aspettando di parlare con noi. Pronto? Buongiorno. Pronto? No, direi di no. Allora, prima, quando c'era ancora l'assessore Grilli, negli ultimi minuti della trasmissione, avevo parlato di Catinara, di un episodio successo l'altro ieri sera. E allora, prima di andare in pubblicità, vi voglio riproporre il servizio andato in onda nel nostro TG di ieri. Scene da Far West ieri sera intorno alle ore 19 al pronto soccorso dell'ospedale di Catinara, dove il 118, scortato dalle forze dell'ordine, ha portato un uomo di 55 anni, raccolto poco prima in via dell'Istria nei pressi del Burlo, in quanto palesemente alterato dall'alcol e aggressivo e per di più particolarmente robusto. All'arrivo a Catinara, non essendoci barelle disponibili, come purtroppo accade sempre più di frequente, il paziente è stato messo su una sedia a rotelle e portato nel triage, a quell'ora affollatissimo. Improvvisamente l'uomo si è alzato dalla sedia e ha sferrato un violentissimo calcio all'addome dell'infermiera addetta al triage di 48 anni, che ha riportato una forte contusione addominale. L'energumeno è stato subito affrontato dalle forze dell'ordine, che con l'aiuto degli altri sanitari presenti, sia del 118 che dell'ospedale, sono riusciti non senza difficoltà ad immobilizzarlo per terra, mentre si diffondeva paura tra pazienti e familiari e chi era in grado fuggiva rapidamente dalla scena. Nel frattempo l'infermiera colpita veniva soccorsa e trasportata in osservazione breve intensiva, dove venivano eseguiti gli accertamenti diagnostici del caso che consentivano di escludere lesioni interne. Questo episodio, che solo per fortuna e grazie al pronto intervento della polizia e al coraggio degli altri sanitari presenti non ha avuto conseguenze molto più serie, rappresenta per l'ennesima volta la situazione di precarietà e di carenza in cui sono costretti ad operare medici e infermieri del pronto soccorso. Allo stress provocato dal superlavoro senza sosta si aggiunge il pericolo di violente aggressioni. In caso di persone agitate o aggressive, la procedura prevede che il paziente sia trasportato subito in OBI e assistito da un congruo numero di operatori, proprio per evitare danni sia ai sanitari sia al paziente stesso. Ma ieri sera l'OBI era strapiena e tutti i sanitari iperimpegnati, e come quasi sempre non c'erano barelle disponibili, anche questo evento sempre più frequente, e così l'incolumità degli infermieri e degli stessi malati in triage è stata messa in gravissimo pericolo. Non è tollerabile che il principale ospedale in una città civile come Trieste sia ridotto in condizioni di tale trascuratezza, dall'acqua corrente mancata in triage per quasi una settimana, alle rotture ripetute dell'apparecchio radiologico, alla cronica carenza di barelle, ma quando ci sono mancano gli addetti per trasportarle. Tutto depone per un interesse o un'incapacità di chi governa a far funzionare l'ospedale di Trieste e a garantire la sicurezza di chi ci lavora. Bene, questa è quindi la vicenda accaduta a Catinara, al pronto soccorso l'altro ieri sera. Andiamo in pubblicità, ci vediamo fra qualche minuto. Eccoci nuovamente in diretta con Sveglia Trieste. Mi hanno informato che c'è un telespettatore in attesa al telefono, per cui sentiamolo subito. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'attesa, ci dica. Tranquillo, non ho problemi. Buongiorno, mi chiamo Boris. Buongiorno Boris. Sentivo le risposte che questo signor dà in merito agli interrogativi che ha fatto. Proprio non sentiremo la mancanza di questa sinistra, sia in comune e speriamo presto neanche in regione, perché le persone così proprio fermo volentieri a meno. La ringrazio molto, buongiorno, grazie. Signor Boris, sarebbe il caso che però lei in qualche maniera anche dia contenuto e sostanza a questa affermazione, perché dire mi sta sulle scatole magari solo perché ha la barba è un po' limitativo. Io alle argomentazioni rispondo, poi dopo se invece è mi state sulle scatole, basta sinistra perché la sinistra è il diavolo, va bene. Cioè, sì, è una presa di posizione proprio netta, sì. È chiaro che uno che la pensa così non ce n'è alcun dialogo. A quel punto, no, esatto, a quel punto ringraziamo per la telefonata, magari se vuole fare un'altra in cui ci spiega. Sì, perché sarebbe interessante appunto anche argomentare le proprie scelte, se lo ritiene, per l'amor di Dio, siete liberi di telefonare sempre con educazione, sempre utilizzando vocaboli corretti e non offensivi, ma esprimere la vostra opinione anche questa del signor Boris era un'opinione, però anche per consentire all'ospite magari di replicare sarebbe utile
utilizzare anche degli argomenti, dire non mi va bene questo, questo e quest'altro, magari la vostra filosofia politica è ormai anacronistica, il comunismo è morto, cioè non lo so, capire un attimino meglio quello che intendeva. Allora, veniamo a vicende anche così legate al comune di Trieste. Ieri ha fatto molto discutere la scelta della giunta di piazza di emettere un'ordinanza, un provvedimento che prevede non solo una multa per quegli artisti di strada, per i suonatori che tante volte vediamo sia nelle nostre aree pedonali, vediamo vicino a bar e ristoranti, specialmente chiaramente nei mesi più caldi, esibirsi, suonare con maggiore o minore capacità. Abbiamo visto che ci sono anche tanti artisti veramente di livello, persone sì, che alle spalle hanno sicuramente la frequentazione di un conservatorio piuttosto che scuole di danza eccetera. Quindi non solo una sanzione pecuniaria, ma anche la confisca dello strumento musicale. Confisca che vuol dire te lo prendo e non te lo restituisco più. Quindi questo provvedimento tanti lo hanno giudicato eccessivo, perché vuol dire stroncare proprio in via definitiva l'attività di queste persone che magari in molti casi vivono soltanto con questo tipo di attività. Allora, così, un'opinione di Lilini su questo tema. Ma io sicuramente ho letto sul giornale questa nuova idea, sempre del vice sindaco, che a me piace chiamarlo vice sceriffo, su questo fantomatico decoro urbano da inseguire a tutti i costi. Ma un provvedimento del genere, a parte che amministrare, secondo me vuol dire anche sapere quali strumenti si hanno in mano. Se questa era necessaria, ma adesso dopo entreremo nel merito, lo strumento dell'ordinanza è uno strumento per dei problemi attuali e serve solo, ed è limitata nel tempo, serve soltanto per dire in questo momento, serve per un periodo che ci occupiamo e trattiamo l'argomento in questa maniera qua. Quando invece lo strumento opportuno, secondo me, invece è il regolamento comunale, che ovviamente non viene emanato solo dal sindaco e dalla giunta, ma deve passare nelle commissioni del Consiglio Comunale, passare in Consiglio Comunale, in modo che ci sia un'analisi approfondita e sia, diciamo, condiviso e anche l'opposizione possa dare i propri contributi. Nel merito dell'ordinanza, se già la multa era già prevista, era di lieve entità, adesso viene messa una super multa, ok, di 300 euro, con oltretutto la confisca del bene, che io vorrei capire come fa, cioè quale scopo, diciamo, educativo alla buona vita civile si dà a un artista di strada confiscandogli il suo mezzo di lavoro. Mi sembra veramente folle. La risposta è stata per evitare che i musicisti vadano attorno ai bar o ai ristoranti e si facciano pagare per smettere di suonare. Non penso che un artista di strada debba obbligare la gente a dire dammi i soldi se non smetto. Ne abbiamo visti numerosi in città che invece si prendono e si mettono. Io penso soprattutto a quelli che girano tutte le città italiane. Se per esempio arrivano a Trieste, okay, e a un certo punto non vedono l'annuncio sulla rete civica, per la prima volta dicono mi metto in Piazza Unità, in Piazza della Borsa, a quel punto cosa succede? Gli viene alla polizia locale, secondo questa ordinanza, va là e dice sei in regola? No. Hai mai sentito? No, è la prima volta che vengo qua. Bene, via la chitarra, via l'amplificatore, 300 euro di multa e questa persona si trova totalmente spiazzata. Quando, secondo me, è più logico che magari la polizia locale va là e gli dice guarda che all'artista a Trieste serve iscriversi al portale, serve fare una domanda
ok? C'era, mi ricordo, un bellissimo post su Facebook di un artista di strada triestino che conosco, che a un certo punto ha detto: io quando sono andato a fare la domanda, semplicemente io faccio la domanda, non mi viene chiesto né che cosa faccio, né cioè, cosa faccio, balli, danzi, canti, oppure per esempio stanno quelli che fanno le statue viventi, no, semplicemente faccio la domanda, mi viene data il posto in città per una data fascia oraria, mi viene dati i metri quadri in cui farlo. Non comprendo perché bisogna passare con queste maniere, secondo me appunto proprio da vice sceriffo, quando invece si potrebbe benissimo prendere e dire: se sei reiterato ti faccio la sanzione, ma la prima volta ti prendo e ti avviso, guarda che qua basta andare in comune e fare la domanda, e mi sembra molto più logico e molto più umano verso queste persone. Già capiamo che hai citato Pierpaolo Roberti, vice sindaco espresso dalla Lega Nord. Restiamo a parlare di questo partito. Ieri è stato presentato dall'onorevole Massimiliano Fedriga e da una serie di responsabili provinciali delle varie sezioni della Lega l'iniziativa relativa al referendum costituzionale ai comitati del no, che anche la Lega sta avviando in questi giorni. Sentiamo cosa ci hanno raccontato nel prossimo servizio. Parte la campagna per il no al referendum costituzionale da parte della Lega Nord. Oggi si sono incontrati i rappresentanti dei comitati e delle segreterie territoriali del Friuli Venezia Giulia del Carroccio, i quali, per dar forza alla loro posizione netta in merito al referendum di novembre, si sono avvalsi di un gruppo di giovani giuristi che avranno l'onere di analizzare tecnicamente gli aspetti del testo di riforma della Costituzione voluta dal governo. Il deputato Massimiliano Fedriga ha in primis ricordato come le novità volute da Renzi si vadano a minare la specialità regionale, non disdegnando un commento prettamente politico. In Friuli Venezia Giulia siamo particolarmente colpiti dalla riforma, perché l'intento è quello di annientare la nostra specialità. Togliere la specialità del Friuli Venezia Giulia vuol dire diminuire il diritto alla salute dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, vuol dire colpire le autonomie locali, vuol dire dare meno servizi ai cittadini di questa regione. Per quello noi invitiamo ovviamente tutti ad andare a votare no, perché togliere la specialità vuol dire che le nostre tasse continueranno ad andare lontano invece che rimanere vicino e garantire un ritorno in termini di servizi ai cittadini di questa regione. In secondo luogo c'è il secondo obiettivo, ovvero quello di mandare a casa un Presidente del Consiglio sbagliato che sta facendo male al Paese. Il consigliere regionale della Lega Nord, Barbara Zilli, ha poi introdotto il gruppo di giovani giuristi padani che entreranno nel merito degli aspetti tecnici e legali della riforma. Noi lanciamo oggi questa iniziativa, ma che vuole essere un supporto al partito, ma più in generale alla società civile, rispetto allo studio, alla conoscenza delle tematiche legislative che sono molto spesso di complessa individuazione ed analisi, grazie al contributo dei giovani, appunto, giuristi padani, coloro i quali che studiano giurisprudenza o sono neo laureati, sono giovani avvocati, sono giovani notai, che vogliono in qualche modo dare un contributo concreto e tecnico nel capire quelle che sono le maglie di questa legislazione. Ecco, quindi tema referendum costituzionale, il sì o il no quando si andrà a votare, ancora non è definita esattamente la data della consultazione. Anche su questo punto però c'è stato un dibattito interno a SEL, abbiamo visto che Giulio Lauri ha detto: io voterò sì, mentre sono curioso di sapere cosa intende fare Jacopo Lillini. Ma allora, io ho letto la riforma, ho letto il disegno di legge, e perciò io nel merito sono per il no. Come dire, abbiamo fatto una discussione interna e abbiamo detto che in effetti, come dire, oltre alle indicazioni che diamo come movimento e partito politico, c'è sempre comunque la libertà del singolo cittadino, perché comunque quando si va a votare è il singolo cittadino che esprime la sua preferenza. Riguardo al servizio, per esempio, della Lega Nord, invece mi sembra un no fine a se stesso, nel senso, no, in realtà il fine è molto chiaro. Loro votano no semplicemente perché votano no contro Renzi, contro il governo, e con l'obiettivo di far cascare il governo. E secondo me questo crea molta confusione intorno a un referendum costituzionale, perché il referendum costituzionale secondo me è basilare, perché si cambia la carta fondamentale che regola la vita della nostra comunità e della nostra comunità nazionale.
basarla soltanto su beghe di partito o comunque beghe politiche, perciò pro maggioranza, contro maggioranza, dentro il governo, contro il governo, secondo me o si fa un'analisi del merito, e ripeto, noi abbiamo fatto un'analisi del merito, che, come dire, a parte snaturare la... l'essenza della Costituzione, perché come dire, la previsione di togliere il Senato elettivo, farlo di seconda elezione con sindaci e consiglieri regionali, ripeto, come pensano che sia possibile fare bene il senatore e il consigliere regionale, cioè stare dietro a due livelli di legge in contemporanea facendo la spola, mettiamo i nostri Trieste-Roma, 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 o il Senato praticamente non fa niente, cioè insomma, basta che vai a Roma un giorno a settimana ed è finita là, oppure diventa veramente un mestiere non a tempo pieno, 24 ore su 24 a fare la pallina. Ed inoltre, come dire, questo superamento del bicameralismo, che in realtà superamento non è, perché comunque, come dire, si dice che le leggi ordinarie le fa la Camera, però comunque il Senato può dare pareri, può dover essere ascoltato, però con una maggioranza la Camera può respingere i suggerimenti del Senato. Mi sembra tutto un processo molto più farraginoso e molto più complesso dell'attuale, cioè l'attuale è: le leggi vengono fatte dal Parlamento, dalle entrambe le Camere, perciò deve essere approvato così com'è da entrambe le Camere, poi se qualcuno fa delle modifiche allora ripassa alla Camera precedente. Questa storia che viene raccontata della semplificazione, le ragioni del sì, la semplificazione, non stanno in piedi, non c'è semplificazione, oppure la chiusura del CNL, oppure il grosso risparmio. Il risparmio economico, come dire, sarà limitato, però comunque appunto l'indennità da senatore non ci sarà più, però comunque sicuramente ci saranno i rimborsi per l'alloggio, i rimborsi per il trasporto. Allora a questo punto, come dire, farà il consigliere regionale, avrà anche l'immunità da parlamentare, questi grandi risparmi io non li vedo. Sempre in tema di attività della giunta di piazza, pochi giorni fa si è parlato anche dell'altro provvedimento parallelo a quello per i suonatori abusivi che riguarda i writers, no? Anche lì multe decuplicate se vieni pizzicato a scrivere sui muri, a fare disegni eccetera, che è stato definito sono una cosa diversa da quella che invece può essere l'arte del writer, che invece produce magari un affresco in certi casi, sono veramente delle opere molto, molto ricche di contenuti, molto anche belle da vedere, invece scritte, insulti e altre forme di imbrattamento sicuramente, oltre a creare un danno al muro su cui vengono scritte, perché è poi anche difficile e costoso eliminarle, rendono sicuramente poco carino anche l'estetica, no? L'estetica, ecco. Sicuramente qua c'è sempre la solita razio dietro, no? Il punire, proprio la punizione invece che per esempio l'educazione del giovane, come dire, allora va bene la multa, però una multa di quell'entità, ok, proviamo a pensare, io chiedo ai telespettatori, magari qualcuno che ha i figli di 15-16 anni, mettiamo caso che fa la bravata, ok, fa la bravata insieme agli amici, viene pizzicato e poi quei 5.000 o 10.000, neanche 5.000, 10.000 euro, perciò una macchina nuova, non, vengono chieste al quindicenne. Il quindicenne che cosa farà? Ciao papà, guarda che è successo, e io vorrei vedere qualsiasi persona che si viene a recapitare una multa di 10.000 euro. Come dire, non è così che si, non è con la repressione che si aggiustano le cose, si aggiustano con l'educazione, con progetti mirati, anche attraverso per esempio l'area educazione e ricerca del comune. Come dire, allestiamo spazi, abbiamo tutti là il ricreatorio, per esempio i poli di aggregazione giovanile, che si possono benissimo fare delle installazioni temporanee e cercare di convogliare. Io non dico di eliminare la multa, perché non è che dico andate e imbrattate, però io mi domando socialmente
come può andare a finire, che ripeto, non penso, perché si tratta comunque di ragazzi. Pensate a un ragazzo di 17-16 anni che si viene a vedere capitare una multa da 10.000 euro. Provate a pensare, primo, come pensa il comune di esigere una tale somma, se non andando a tartassare i genitori per una bravata. Ripeto, facciamo piuttosto educazione e prevenzione. Non mi trovano assolutamente d'accordo con questo loro modo di fare, questa loro razza del punire per punire, cioè è come la questione carceraria, nel senso punire il più possibile invece che rieducare. Secondo me possiamo crescere come società soltanto pensando di risolvere il disagio che sta alla base del problema invece che punire e reprimere. In effetti proprio la filosofia, no? Il pensiero che è alla base di questo provvedimento contro i writers è stato spiegato, è quello di in qualche maniera coinvolgere pesantemente le famiglie, le quali davanti alla possibile possibile evento che si arrivi una multa di tale entità, preventivamente si preoccupano di controllare i propri figli, di vedere che non abbiano spray piuttosto che altri strumenti per poter scrivere e che li educhino appunto al rispetto della cosa altrui, pubblica o privata che sia. Sì, posso essere d'accordo che la paura sia uno strumento, ma o diventa la mamma la Gestapo, nel senso che ogni volta che il figlio esce, apri lo zaino, fammi vedere lo zaino. I genitori non hanno il controllo totale, nel senso questo esce con lo zaino vuoto, entra in un negozio, compra la bomboletta ed è finita là. Ok? Cioè non vedo come questa cosa, e comunque spesso, le persone coinvolti, i ragazzi coinvolti, magari c'è anche un disagio familiare, questo vuol dire proprio non conoscere la realtà su cui si vuole intervenire. Se c'è già del disagio, come dire, far sì che arrivi una botta di 10.000 euro su un bilancio familiare già in crisi, perché dopo il comune non penso che rinuncerà una volta fatta la multa a esigere il credito, no? E perciò noi in contesti familiari già disagiati andiamo a dare l'ulteriore mazzata. Non mi sembra educativo né per i figli e neanche rassicurante per i nuclei familiari. Abbiamo un telespettatore in attesa, pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? Prego signora, buongiorno. Sì, buongiorno, scusi che abbasso la TV. Sì, Io grazie. volevo intervenire su questo ultimo discorso non so, perché non ho sentito chi è la persona, ho sentito che è Lillini, ma non so cosa rappresenta Sinistra Ecologia amministrativamente. Sinistra Ecologia e Libertà, coordinamento Sì, no, questo sapevo. Comunque, dica. tutto il discorso che ha fatto sugli artisti di strada. Sì. Mi sembra lunare, perché io giro tutta l'Europa e ci sono artisti di strada in tutta l'Europa, ma sono artisti, non gente che si improvvisa, che suona il sassofono col registratore, che suona l'armonica col registratore. Poi il discorso dei writer, è un'arte il fatto di fare writer, no? Ci sono dei murales bellissimi. Ci sono qua a Monfalcone, sono di Monfalcone, sono di Trieste. Avevamo le scimmie in gabbia a cui il sindaco di piazza nel mandato precedente aveva dato il permesso di fare delle opere su alcuni muri e qua a Monfalcone, pure sono di Monfalcone, li multavano. Quindi il fatto di che uno sia un artista o meno è abbastanza soggettivo, soggettivo dal punto di vista di chi lo guarda. Il fatto che lui dice di sequestrare gli strumenti, anche la bomboletta è uno strumento, la bomboletta va confiscata, non va sequestrata e restituita. La fisarmonica con il registratore non è uno strumento, un inganno nei confronti della gente. Il discorso che li confiscano e non li sequestrano è come il discorso della macchina. Se mi beccano ubriaca, cosa fanno? Mi confiscano la macchina, ma non è la macchina che beve, sono io. Quindi o tiriamo via anche la confisca della macchina, e tiriamo via anche la confisca, è la stessa cosa, cioè io il danno lo faccio con quello strumento, non capisco tutta questa sua difficoltà di comprendere la differenza tra artisti di strada e come è sul piccolo, perché il piccolo l'ha virgolettato, artisti di strada improvvisati, che
che non è che solo improvvisano la loro esibizione, ma si improvvisano artisti. Perché io ho dei parenti che fanno gli artisti di strada, che vivono di questo, e sono artisti. E dove vanno? Prima di andare chiedono i permessi, ma lo sono già giorni prima di chiedere il permesso. Perché tu puoi fare l'artista di strada in uno spazio pubblico dove non crei disagio, non puoi metterti a fare improvvisare davanti a un negozio, come diceva ieri, non so che persona, o dentro a un bar dove la gente magari non ti vuole sentire. Tu devi avere i permessi, come in tutte le attività. Quindi non vedo tutto questo scandalo del fatto di sanzionare le attività non lecite. Poi mi parla sempre di famiglia disagio. Smettiamola, perché non è vero che tutti i figli i ragazzi che provengono da famiglie disagio fanno queste cose, non è vero. Perché se non hanno i soldi, le bombolette costano un botto. E quindi la maggior parte di questi che fa i ride sono ragazzi che non sono nulla facenti, ma nulla facenti perché i genitori li sostentano. Non sono sempre i figli delle famiglie disagiate. Non è vero, smettiamola, non è vero che dalle famiglie disagiate provengono delinquenti. Non voglio che fate domande, non ho domande da fargli. Se vuole controbattere, può controbattere. Grazie. Buongiorno. Grazie. Mi chiamo Lionella e telefono da Monfalcone. Scusate, non mi sono presentata. No, certo, vabbè, grazie. Ero troppo presa dalle informazioni, siccome sono Giorgio che cerco di contattarvi. Buongiorno. Grazie a lei, signora. Buona giornata. Ma sicuramente, replicando alla signora, non ho detto che praticamente il writer viene da famiglia disagiata. Ho fatto soltanto l'esempio se la multa dovesse cadere su quel contesto e fare quell'esempio là. Mi sembra che la signora avesse un po' confuso confisca della bomboletta, forse abbiamo un po', non abbiamo chiarito che sono due cose diverse. Un conto è gli artisti di strada con la previsione della confisca dello strumento con cui si effettua la performance artistica. Un conto sono i writer, là non c'è nessun dubbio che nel momento in cui viene beccato ci deve essere la confisca della bomboletta, perché non per fare arte ma per imbrattare i muri. Su quello per esempio sono d'accordo con la signora, ci sono delle persone che si improvvisano artisti di strada e che invece bisogna farli passare per il regolamento. Ma come dicevo di quell'artista di strada triestino, dice: io quando sono andato in comune non è che mi sia stato chiesto che cosa faccio o ci sia stata una selezione o comunque una giuria che valuti se la mia è espressione artistica o no. Io chiedo il permesso e poi vado. Allora io dico, invece che prendere e fare questa cosa di repressione che può portare in certi casi, io penso sempre al caso peggiore. Una persona che, appunto, come dice lei, gira l'Italia, gira l'Europa, va in giro e se per esempio non è facilmente recuperabile l'indirizzo dal sito, magari pensa non c'è nessuna registrazione, perché per esempio in tutta Europa c'è, ma in Italia in molti posti non c'è, cioè tolte Firenze, Roma, Milano, Venezia, le altre città non hanno regolamenti oppure disposizioni in merito. Perciò quello che cercavo io di dire per rispondere alla signora è questa repressione eccessiva non aiuta e non può portare giovamento. Allora, sono le 10 e un minuto, dobbiamo andare in pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con Sveglia Trieste, abbiamo credo un telespettatore in attesa che ringrazio per la pazienza. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Mi volevo solamente segnalare una roba. Prego. Qualsiasi persona intelligente che abbia un minimo di zampelle, vabbè, mi riferisco alla pista ciclabile. Sì. Devi dare un psichiatra, a parte il fatto che la giunta di Cosolini non ha fatto niente, ha fatto solo che danno e basta. E sono deluso anche di Piazza, perché ha cominciato a dire no quello, ma finora non ha fatto niente. Se in giro per Trieste, immagini che domanda la carità, che fa veramente schifo. Se il medico che te perseguita con questi libretti ciondoletti con Pena Bella, andiamo a vedere qua in Slovenia se esiste questa roba qua. Primo,
la pista ciclabile fa schifo, non è normale. L'altro giorno io ero due tedeschi con la carta in mano che domandava, ma scusi, dove posso andare qua? Perché la pista ciclabile, a parte il fatto che arriva fino a un certo punto e spariva e mostrava di attraversare la strada per andare dall'altra parte. E la tabella, grande e bella, sai spendere soldi per tabelle, dove che non si può andare con la bicicletta. Allora, IVA, vi dico perché mi toccami, se gli ha messo altri due semafori rossi, il Campo San Marino, Campo Marzio, proprio per Lori, se si ferma lì in macchina con rosso e Lori passa con rosso, gli passa contro man, di notte alla 1:50 senza luci, per via Carducci a destra e a sinistra. Domande dico, a parte il fatto sul fatto dell'educazione, manca l'educazione civica a scuola di sicurezza di farabutti, perché farabutti se non si può dire ragazzi e ragazzate, e la sinistra non ha fatto niente per dare una dritta. Siamo purtroppo sul fatto delle bombolette, mi sembra che voi che spunto in televisione si è fatto il lavoro, così non farà più niente. Non sei artisti qui là, non sei la va di fuori in Francia, di qua, anche qua in Polonia, se bei quei bei murali, ma proprio veramente bei. Che vuole reprimersi, reprimer, caro cosa dell'assessore, cosa era quella, non so. Non che vuole aver pietà per sta gente qua, perché li si è protetti. I genitori che colpa innanzitutto i genitori, perché i genitori che si danno la dritta, che chiede che pure le multe, non è giusto che solo gli automobilisti siano perseguitati, che fa veramente schifo perché ti dà le multe in fila, i vigili urbani, dove si fa i vigili urbani? Mandarli in borghese in giro, perché se non obbligherà mai, e metteteci le telecamere, io se mettete le telecamere per tutti i cantoni, metteteli anche dove che dovresti essere, là del Dante per esempio, se era la telecamera non era il casino che c'è. Purtroppo mi gode lamentarmi come cittadino, perché le soldi mie anche, no? Sta roba qua fa schifo, andate a vedere la pista ciclabile da Campo Marzio a poi in città italiana sul marciapiede, è una roba del matti, per quattro disposenti, perché non so chi ha bisogno questa idea, non siamo né in Olanda, va bene, e né in Furlania, qua siamo come biciclette che hanno una pista che vuole fare proprio. E se Zabal va sulla pista ciclabile, che la Zebella che sta spesa anche soldi abbastanza, che va a sfogarsi, se uno viene qua di fuori con le vite di carriera non capisci niente, se sta spesi i soldi, milioni per niente, certo, mi piace certo. Che ha detto che provvederà, invece non ha fatto un boro di niente. Bene, vi ringrazio, grazie. E buongiorno. Grazie per la sua osservazione, per il suo commento, buona giornata. Ma sulla pista ciclabile io penso che come dire, non so cosa si aspettava il nostro telespettatore, cioè che Di Piazza arrivasse e stravolgesse tutto, cioè era comunque una cosa già messa in atto. E comunque, per esempio, quando lui dice per sfogarsi, la pista ciclabile di Campo Marzio non ha l'obiettivo di appunto per chi fa sport, per chi prende la domenica o il sabato e va sulla ciclabile couture. È un'idea appunto di cambiamento della mobilità, nel senso andare verso una mobilità appunto sostenibile, ecologica e come dire, anche per la sicurezza del ciclista, perché il ciclista che si muove nel traffico, come dire, ha delle limitazioni rispetto a un'automobile o a un motorino. Sono d'accordo con lei che sicuramente bisogna lavorare anche sull'educazione dei ciclisti, perché in effetti anche i ciclisti appunto, come spesso sento, passano col rosso, passano sui marciapiedi, passano, bisogna fare lavoro di prevenzione ed educazione sia sui ciclisti. Però secondo me dire non andava fatta oppure è stata fatta malissimo, come dire, secondo me aspettiamo prima di tutto di vederla conclusa tutto il percorso. Però secondo me, come dire, là di Campo Marzio, eccetto il tratto di attraversamento dove inizia la superstrada, che comunque è stato messo appunto in sicurezza e tutto il resto, non mi sembra un obbrobrio, mi sembra anzi che uno tranquillamente, per esempio io che sto, certo, a San Giacomo, posso tranquillamente, invece che stare in Corso Italia, posso prendere dalle rive, farmela tutta quanta e arrivare alle pendici di San Giacomo. Certo, e poi da lì prendere la cottura e anche andare su, esatto, no? Se a quel punto sia fare sport, a fare una ciclo passeggiata fino in Varo. La uso come mezzo di trasporto urbano invece che il motorino. Abbiamo un telespettatore ancora in attesa, pronto, buongiorno.
Pronto? Buongiorno a voi, buongiorno dottor Scaramucci e buongiorno all'ospite. Buongiorno signora. Io volevo solo domandarvi una roba, parlo in Triestim e via meo. Allora, voi ne stai facendo un lavaggio del cervello ogni giorno con dovemmo accettare, dovemmo adeguarsi, dovemmo con la pista ciclabile, dovemmo con gli immigrati perché poveri, dovemmo con quel, dovemmo con quell'altro. La me scusi, perché dovemmo? Chi ha chiamato sta gente? Mico vedo parlare Renzi, mi parte vedere Mr. Bean, solo che con Mr. Bean mi metto a ridere, anche con Renzi tante volte, ma se de pianzer. Quando chi ve ha dito a voi che noi siamo convinti e contenti di aver piste ciclabili e una roba e l'altra e che dobbiamo accettare, che dobbiamo fare? Mi ho 70 anni oggi domani, mi non devo più niente, quel che mi dovevo l'ho già fatto. E come Mignes è 100.000 delori, perché siamo più quei dei 70 che quei dei 20. Le bombolette costano un mutuo. Le bombolette, se uno non ha soldi, non le può finanziare, non è mestiere venire a dire che la gente è povera che va con le bombolette, perché i muli che si disoccupai come chi era mio nipote, ma col cavolo che se può c'ho una bomboletta. La roba dei ricchi, non dei poveri, sa? Altra roba. Comunisti, sono nata in un paese, in un borgo di Trieste, comunista. Conosco i comunisti a memoria perché li ho vissuti più di lei, perché lei non è comunista. Però dalle parti mie si sapeva che i comunisti se sempre stai contro le forze dell'ordine. Per principio, perché se così, è inutile che adesso mi indori la pillola dicendo sì, ma che temo, forze dell'ordine, i comunisti ori e i poliziotti, siamo chiari, no? Se è così. Solo che comunisti veri non esiste più. Non esiste più. Voi non siete comunisti. Voi fate la lotta per, non so, la sala del matrimonio, se monate, se gente che mori di fame. Cosa la vuol che ne freghi alla gente che non arriva alla fine del mese di sapere dove che se va a sposare due persone gay che onestamente, finché voi non avete tirato fuori il problema, amico conosciuto tanti di quelle persone gay qua a Trieste e le state delle persone meravigliose non le ho neanche mai definite né gay né era semplicemente delle persone e le è tuttora delle persone splendide. Dove è questo problema? Lo avete creato voi questo problema, perché per noi triestini credo che non sia mai esistito, sa? Allora, per quel che mi riguarda, mi non guardo una persona a seconda di quel che la fa in letto, mi guardo una persona per come che la si comporta, per come che la è e per come che la vedo mia e per quel che la fa. E resto, se fatti sui. Cioè, non ho nessun problema a dire questo. Ho un'altra roba. Perché noi dovemmo subire anche la scabbia? I ha risposto che la scabbia è una roba di niente. Mi l'ho conosciuta la scabbia. A parte cogliere muleta negli anni 50, no? Ma a lavorare in ospedale sono entrata nel 71 e avevamo ancora casi di sifilide, di scabbia e di tutta la roba che la voleva. Ecco, mico lavorare anche in sala parto, no? Che dico cosa che ne arrivava là. Bon, era tutto un dire. Perché, visto che l'avevamo debellata, adesso dobbiamo sapere che è una roba da poco, che non è tanto da poco, sa, perché le penelazioni di Zolfo e tutti gli antibiotici e tutto quello comunque la gare curarla. E se suo figlio avesse ciappa la scabbia, non so se sarebbe tanto contento, sa, perché il gespizza non è tanto divertente gaverla. Anzi, è una roba che proprio, insomma, diciamo che non è tanto bella. Perché dobbiamo adeguarsi a tutto questo? Certo. Altra roba, i vaccini. Quelle che si rifiuta, i vaccini, sì, le ha mai visto morire qualche dunde difterite, perché mi l'ho visto. Le dovessi vedere cos che vuol dire un fio che te mori di difterite.
Cioè voi avete dei principi che mi non li capisco più. Mi son co- ero, non son più, ero in un partito, ero in via Madonina, quando chi era ancora via Madonina, che lei neanche non so se la sa che le esisteva, ero tutto dappertutto, ho conosciuto Bordongo, ho conosciuto tutti quanti. Che assicuro che i nostri veci, a sentirvi adesso a voi, si sta girando nelle tombe. Mi son de destra a sto punto, perché non arrivo più a capire e non arrivo più a trovarmi a qui, in questa sinistra, non se è sinistra questa. La signora che ha detto prima di comprare i libri è quel, ho una figlia che è nella stessa situazione, la ha di pagare quel, la ha di pagare quell'altro, la ha di fare i libri, la scuola è obbligatoria, perché i libri non sono gratis? Una vera sinistra, se la scuola è obbligatoria, ti metti i libri gratis. Dove si è andati a finire? I contratti di lavoro, ma dove sono i sindacati? Lavorare tre volte al giorno, andare tre volte al giorno a lavorare. Certo, signora. Due ore, soprattutto la domenica, quando chi ha tirato via tutti gli autobus. Signora, mi scusi signora, ma devo lasciare. Sì, la saluto, la vado, so che ho fatto un romanzo, ma non che ne posso più, la ha ragione. Certo, la ha pienamente ragione. No, ecco, grazie, ho lasciato la ringrazio così. A lei e non voglio altro la vari. Grazie, mi buona va giornata. Così la vita grazie. È meravigliosa. Vi grazie, saluto grazie, e tante giornata. Grazie del programma. Buongiorno. Sì, grazie. Sì. No, la signora ha fatto delle osservazioni, l'ho lasciata un po' parlare perché se sentivo anche così proprio l'enfasi, il coinvolgimento anche in quello che diceva. Sì, no, io comprendo quello che diceva la signora quando diceva perché dobbiamo, ma in realtà io non penso di aver mai detto che deve accettare la ciclabile, che deve andare in bicicletta. Qui si parlava, come dire, esiste la strada, esiste chi va in motorino, in autobus e anche in bicicletta, e perciò tutelare anche quel tipo di persone là. Sul fatto che diceva chi li ha mandati qua, sembra che quando si parla di richiedenti asilo, che di solito la sinistra dice giustamente, se sono qua e sono richiedenti asilo, bisogna fare qualcosa, appunto accoglierli, fare l'accoglienza diffusa. Non è che sono stati chiamati, perché qui spesso si pensa che vengono chiamati, visto quello che succede a casa loro, come immagino la signora saprà, che si tratta di guerre e posti in cui non si può vivere una vita pacifica e normale, questa gente scappa, affronta il mare perché vengono dai canali di Sicilia, oppure fa a piedi, oppure con mezzi di fortuna arrivano dai Balcani, perciò non è che qualcuno li ha chiamati, semplicemente è una migrazione enorme che sta coinvolgendo tutta Europa, perché poi voglio sempre ricordare che in tutta Europa c'è il fenomeno richiedenti asilo, c'è in Germania, c'è in Austria, tra l'altro noi con i numeri siamo quelli che in realtà dopodiché ne diamo asilo a una percentuale minore rispetto a quella che c'è in Germania, rispetto a quella che c'è in Austria a livello di percentuale. Perciò, alla signora non dico che deve fare niente, dico che stavamo appunto discutendo di vari argomenti. Abbiamo un altro telespettatore in attesa, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque io volevo dire questo. Riguardo alle unioni civili, la confusione è nata proprio da questa giunta che ha diversificato, perché se invece recepiva la legge e non diversificava le registrazioni, la cosa andava via liscia, tranquilla come l'olio, non c'era bisogno di fare riunioni in consiglio comunale, polemiche eccetera. Veniva recepita la legge, se non era sufficiente una sala se ne aggiungeva un'altra e basta, a discrezione di chi si sposa o di chi si unisce civilmente e così. Poi la richiesta di avere riconosciuti i diritti civili non è nata dal governo è imposta, è una cosa nata dalla base, cioè dalle persone omosessuali che sentono il bisogno di essere tutelati appunto in quanto persone
devono avere gli stessi diritti di tutti i cittadini. Essendo due persone dello stesso sesso, naturalmente la cosa è un po', diciamo, fuori dalla norma, tra virgolette, ma finalmente anche loro possono assistersi, possono avere un minimo di reddito reversibile, un diritto sulla casa, eccetera. Sono cose, diritti fondamentali delle persone. Un'altra cosa e finisco. Io sono convinta che la sinistra non è più sinistra, questo si è capito, solo che c'è un piccolo particolare, che la sinistra sta facendo moltissime cose di destra. Tolto via il discorso immigrazione, che lì è un bubone dolente per tutto il mondo e non solo per Trieste, tolto questo, che può esserci veramente una visione diversa, ma dopo voglio vedere... Signora, sia sintetica, la prego, perché non ho più tempo... Via la questione immigrati, la sinistra non è sinistra e sta facendo cose di destra. Quindi chi è di sinistra è senza speranza. Grazie e buongiorno. Grazie a lei, buona giornata. Sentiamo ancora il prossimo telespettatore, così magari unifichiamo se gli argomenti sono più o meno gli stessi. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Prego, signora. Sì, buongiorno. Volevo solamente dire una cosa sulle biciclette. Allora, sì. Prima di tutto togliere le biciclette dai marciapiedi e dai passaggi pedonali, perché questi passaggi pedonali sono per i pedoni, non sono per le biciclette. E poi le biciclette, i signori ciclisti, sono prepotenti e pericolosi. L'altra settimana ho assistito a una scenata. Va bene, sì, ho capito. Grazie signora, mi scusi, ma devo andare veloce perché ho pochissimi minuti e tante telefonate in attesa. Mi perdoni tanto gli esempi, bene o male ne abbiamo sentiti tanti. No, allora, grazie signora, gentilissima, buongiorno. Pronto, c'è ancora qualcuno in linea? Se no, sentiamo subito la replica di Lillini. Pronto? Pronto? Sono io? Sì, prego signora, dica. Allora, io sono sempre quella di prima, ma adesso faccio una roba molto ma molto veloce. E il signor Gadito, la signora saprà, come la signora saprà, la signora purtroppo sa tante robe. Capito. Sa troppe robe. Signora, io devo lasciare, devo lasciare spazio a Lillini perché mancano 8 minuti con la pubblicità in mezzo. Va bene, la ringrazio. Quindi, tanto, grazie. Dottor Lillini e dottor Scaramucci. Sì, grazie tanto. Ci risentiamo. Arrivederci. Comunque i nostri ospiti si alternano, per cui ovviamente anche di questi discorsi relativi al comunismo di ieri e la sinistra di oggi ci sarà occasione di parlare diffusamente in tante occasioni. Sì. Allora, Lili, due minuti per una replica alle ultime due telefonate. Allora, ringrazio la telefonata della signora che ha espresso chiaramente la questione unioni civili. Allora, già, la legge poteva essere un po' più ragionata meglio, ma invece qual è stato lo scandalo? Semplicemente che questa giunta ha voluto creare il caso, cioè assumendosi a paladini di questa fantomatica questo fantomatico mondo cattolico, elettorato cattolico, che, come ho detto anche l'altra volta che ero qua a Svezia Trieste, ripeto, la curia è in Piazza Cavana, in Piazza Unità c'è il municipio che tutela tutti i cittadini e le cittadine cattoliche e non cattoliche. Poi dopodiché il matrimonio civile è una cosa, il matrimonio religioso è un'altra. Infatti il matrimonio religioso si celebra nei luoghi di culto e ha tutta una sua serie di regole. Il matrimonio civile è un'altra cosa, che viene fatto in comune, nelle sale del comune. Già la legge è monca, perché in realtà io mi auguravo, perché l'obiettivo qual è? È arrivare a quello che succede in tutta Europa, anche perché l'Unione Europea ci sanziona per questo. Noi paghiamo multe salatissime come Stato, perché non abbiamo il matrimonio paritario ed egualitario anche per le persone dello stesso sesso. Ok? Perciò questa è una cosa sancita dall'Unione Europea, che noi non ci adeguiamo come Stato, perché seguiamo questa via che segue la Giunta, perché pensiamo che l'elettorato cattolico abborrerebbe questa cosa qua. Ricordo che l'ultima volta che è stato sentito questo grande elettorato cattolico, i due grandi referendum sul divorzio e sull'aborto, come dire, la Democrazia Cristiana ha toppato e ha perso clamorosamente. Perciò io, oltre ad augurarmi che in futuro in Italia ci sia il matrimonio egualitario,
così finalmente là non ci sarà più distinzione e soprattutto l'interpretazione che fa la Giunta è assolutamente pura discriminazione e puro sottolineamento che ci sia solo il matrimonio religioso. No, il matrimonio civile è una cosa, dopodiché c'è il matrimonio religioso e ci sono i concordati tra Stato e religione. Però, come dire, lasciamo gli affari della curia in Piazza Cavana e occupiamoci dei bisogni di tutti i cittadini e le cittadine. Allora, 10.25, ultimo stacco pubblicitario, a tra poco. Eccoci nuovamente in studio con Svegli a Trieste in compagnia di Jacopo Lillini. Meno di due minuti per salutarci. Un'ultima informazione per quanto riguarda allora l'assemblea che avete in programma. Sì, esatto. Volevo comunicare a tutti i telespettatori che stiamo programmando, è in programma il 20 ottobre, l'assemblea fondativa di Trieste Lab, associazione politica culturale che comunque si rifà ai valori della sinistra e dell'ecologia, e praticamente molto probabilmente sarà al Teatro dei Fabbri. Daremo ovviamente maggiori informazioni alla stampa quando avremo chiarito un attimo orari e logistica, e chiunque voglia ripartire e partecipare alla vita politica può venire. Quindi non è un incontro esclusivo per gli iscritti a SEL, ma è aperto alla cittadinanza. Assolutamente, per chi volesse costituire questa associazione. Quindi potrebbe essere anche l'occasione per la signora che ha chiamato prima, che diceva dove è finita la sinistra, per venire a portare un suo contributo di idee e di esperienza, perché abbiamo capito che frequentava quello che allora era il Partito Comunista, ha parlato di Bordone, ha parlato di altri esponenti dell'epoca e quindi ha, diciamo, con sé un bagaglio di notizie, di informazioni che senz'altro possono essere forse utili. La invitiamo sicuramente, se vuole venire può venire e partecipare al dibattito. Bene, allora grazie Jacopo Lillini per essere grazie stato con noi. Buongiorno. Grazie a voi per averci seguito come sempre numerosissimi, per le tante telefonate che sono arrivate. Mi dispiace se qualcuno non è riuscito a mettersi in contatto con noi, vedete che le linee sono sempre intasate, cerchiamo di essere sintetici ma alle volte non c'è sempre possibile. Svegli a Trieste finisce qui, vi ricordo oggi i due appuntamenti con l'informazione alle 13.20 e alle 19.30 del nostro telegiornale, mentre noi torniamo domani mattina alle 7. Grazie a tutti e buona giornata. Buona giornata.